nella giornata. Allora, intanto buongiorno e benvenuti. Per noi è una grande gioia ospitare stamattina Tatiana Bidavì e siamo anche molto curiosi, no? Di accostarci a questo tema. Tatiana è una grande amica del nostro gruppo romano, è psicanalista, psicologa clinica, topologa di riferimento dell'Associazione Lacaniana Internationale. Ha lavorato per 20 anni presso l'ospedale Maison Blanche nel servizio intersettoriale di dipendenze e psichiatria, il cui nome è la Terrasse. È membro del bureau e del direttorio, nonché responsabile delle giornate dei cartel. Bonjour et bienvenue à tous. C'est avec grand plaisir et curiosité que nous accueillons ce matin Tatiana Pitavi, grande amie de notre groupe romain, pour aborder voilà, cette question qui nous titille. Tatiana est psychanalyste, psychologue clinicienne, topologue de référence de l'ALI Paris. Elle travaille depuis 20 ans à l'hôpital Maison Blanche dans le service intersectoriel de toxicomanie et de psychiatrie. Qui porte le nom de La Terrasse. Elle est membre du bureau et du directoire et responsable des journées du cartel à l'ALI. Ce matin. Stamattina Tatiana ci offre appunto la sua esperienza della tossicomania, quindi un'esperienza a cui si è dedicata per oltre 20 anni. E il titolo Tossicomania femminile, una per una, sembra interrogare la tossicomania attraverso la sessuazione. Cioè, esiste una distinzione tra tossicomanie femminili e maschili? E come dobbiamo pensare la tossicomania? Come un sintomo? Una risposta del soggetto a qualcosa che lo affligge, dunque la manifestazione di una impasse soggettiva? O c'è dell'altro? Ce matin, Tatiana nous offre son expérience clinique de la toxicomanie de plus de 20 ans. Le titre, La toxicomanie féminine, une par une, semble interroger la dépendance par le biais du genre. Existe-t-il une distinction entre la toxicomanie féminine et masculine? Comment penser la toxicomanie comme un symptôme, une réponse du sujet à quelque chose qui l'affecte? Et donc la manifestation d'une impasse subjective, ou y a-t-il autre chose? Esistono forse fantasmi specifici nella tossicomania? E qual è il centro del fenomeno? Il rapporto con l'oggetto oppure il rapporto con il proprio corpo? Che corpo è, il corpo di qualcuno che si droga? Quali percezioni devono essere alterate attraverso la sostanza? Sappiamo che alcune droghe addormentano le percezioni, altre invece le potenziano. Che tipo di godimento vi è allora in gioco? E come smuovere la ripetizione e la fissità pulsionale tipica della clinica delle dipendenze? Existe-t-il des fantasmes spécifiques de la toxicomanie? Et quel est le centre du phénomène? La relation avec l'objet ou la relation avec son propre corps? Quel est alors le corps d'une personne qui prend de la drogue? Quelles perceptions doivent être modifiées par la substance? Certaines drogues endorment-elles, engourdissent-elles les perceptions, d'autres les multipliant? Quel type de jouissance est alors en jeu? Et comment se défaire de la répétition et de la fixité pulsionnelle typique de la clinique de la dépendance? Una donna, anoressica di fondo, mi racconta che il suo uso della droga comincia con l'esperienza dell'amore. Un'altra lo fa per non sentire il dolore, per non sentire l'altro, per sopportare l'incontro sessuale o forse la vita stessa. Ma allora è il rapporto con l'altro, il cuore pulsante del fenomeno? Si tratta di un fenomeno esploso nella modernità o la tossicomania ci parla di una dimensione dell'umano che c'è da sempre? E in che modo il discorso del capitalista incide sul fenomeno delle dipendenze? Une femme anorexique me dit que sa consommation de drogue commence par l'expérience de l'amour. Une autre s'y adonne pour ne pas sentir la douleur, pour ne pas sentir l'autre, pour supporter la rencontre sexuelle ou peut-être la vie. Mais alors, la relation à l'autre est-elle au cœur du phénomène? Est-ce un phénomène qui a explosé dans la modernité où la toxicomanie nous parle-t-elle d'une dimension de l'être humain qui a toujours existé? Comment le discours capitaliste affecte-t-il le phénomène de la dépendance?
Allora, prima di dare la parola a Tatiana, ci tengo a ringraziare Miriam Capaldo anche per il suo lavoro pregiato e molto raffinato sull'Instagram Ali Roma, che è diventato un mondo e un luogo di incontro. E poi Michela Marino e Cristina Guarnieri, a Lila Kumar e Yanya Yerkov, il nostro comune grazie per portarci sempre tra due mondi, tra la lingua italiana e quella francese. Avant de donner la parole à Tatiana, je tiens à remercier Myriam Capaldo et au-delà pour le travail précieux et extrêmement raffiné qu'elle fait sur l'Instagram de l'Ali Roma, qui est devenu un monde et aussi un lieu de rencontre. Puis, je remercie Michela Marino et Cristina Guarnieri, Lila Kumar et Yanya Yerkov. Nous adressons nos remerciements communs pour nous conduire toujours entre deux mondes, entre la langue italienne et la langue française. Adesso lasciamo la parola a Tatiana Vitavi e riprenderemo e ci ritroveremo dopo per la discussione. Alors, à présent, nous laissons la parole à Tatiana Pitavi. Nous nous retrouverons juste après pour ouvrir la discussion. Donc, merci beaucoup. Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Christiane, tu introduis déjà les questions de fond qui vont importantes là, pour cette matinée. Christiane a già introdotto le questioni importanti di fondo della mattinata. Bon, je voudrais aussi remercier donc l'Ali Rome pour l'invitation. Vorrei dire grazie a Ali Roma per l'invito. Donc, je voudrais vous dire, redire. Che c'è toujours un grand plaisir di venire travailler ici avec chacune de vous. E là, je parle à l'IROM. Allora, vorrei dire, ridire, che è sempre con grande piacere che vengo a lavorare qui con ciascuna di voi, perché mi sto riferendo ad Ali Roma. Je commence à me sentir comme à la maison. Mi Il ne sento manque, oui. come a casa. Il ne manque che di pouvoir parler cette langue italienne. Dont je suis tombée amoureuse, innamorata, depuis quelques années déjà. E mi manca solo di cominciare a parlare questa lingua italiana di cui mi sono innamorata da alcuni anni ormai. Mais ça va venir. Ma succederà. Je profite aussi pour vous féliciter du travail rigoureux et joyeux qui vous menez lors de ces samedis bilingues à Rome. Ne approfitto anche per felicitarmi con voi del lavoro rigoroso e gioioso che portate avanti in occasione di questi sabati bilingue a Roma. Ce sont des rendez-vous attendus par beaucoup d'entre nous. Sono appuntamenti che molti di noi aspettano. Disons que vous avez cette qualité précieuse d'ouverture et de curiosité de l'autre. Diciamo che avete questa qualità preziosa di apertura e curiosità dell'altro. Et surtout, vous n'esquivez jamais les sujets qui fâchent. E soprattutto che voi non evitate mai i temi scomodi. Pour reprendre ces signifiants charmellement. Ecco. Nous allons traiter aujourd'hui des toxicomanies. Oggi parleremo delle tossicomanie. C'est une clinique qui mi travaille depuis plusieurs années déjà. È una clinica che mi lavora già da vari anni. Donc, Christian a rappelé depuis plus de 20 ans, en tout cas. Cristiana ricordava che lavoro in questo campo da più di 20 anni. Alors, je dirais que là, depuis un mois, j'ai démissionné du service, de la terrasse. Allora, dico che però nel frattempo non lavoro più alla terrasse. Disons que la toxicomanie, ce n'est plus ce qu'elle était. Direi che la tossicomania non è più quella di una volta. Mais allons-y. Donc, pendant et après mes études de psychologie, Durante e dopo i miei studi di psicologia, je m'y suis vite intéressée au sujet, mi sono rapidamente interessata a queste questioni. car mon tout premier lieu de travail a été un service spécialisé en toxicomanie. Perché il mio primo lavoro era in un servizio specializzato in tossicomania. C'était ce qu'on appelle aujourd'hui un XAPA. Ed è quello che oggi si chiama un centro di cura, di accompagnamento e di prevenzione delle addizioni. À l'époque, je vivais encore au Brésil.
All'epoca vivevo ancora in Brasile. Et il s'avère que les médecins du service, au médecin-chef du service où je travaillais, étaient un ami proche du docteur Claude Levenstein. E il capo servizio era un amico intimo del dottor Claude Olivenstein. Psichiatre français. Psichiatra francese. Juif d'origine allemande. Ebreo di origine tedesca. Che ha échappé deux fois alla deportazione per i nazi. Che era sfuggito due volte alla deportazione nazista. C'est lui qui, en 1971, a créé le centre médical Marmottan. È lui che nel 71 ha creato il centro medico Marmottan. Come vous savez, Marmottan fu un lieu pionier en matière de soins toxicomanes. E come sapete, il Marmottan è stato un luogo pilota riguardo alla cura dei tossicomani. Olivenstein est également connu par cette phrase devenue le titre d'un de ses livres. E Olivenstein è noto per la frase che è diventata il titolo di uno dei suoi libri. Il n'y a pas de drogués heureux. Non ci sono drogati felici. Donc, mon médecin chef vient me voir un jour. Dunque, il mio capo servizio viene da me un giorno. Tatiana, ça vous dit d'aller faire un stage de 3 mois au centre Marmottan. Tatiana, ha voglia di fare uno stage di 3 mesi al centro Marmottan? Donc la réponse était immédiate, oui. La risposta naturalmente è stata subito sì. Or, Claude Olivenstein était encore vivant à cette époque. Allora, Olivenstein all'epoca era ancora vivo. Nous étions en 1998. Eravamo nel 98. C'était un lieu mythique. Ed era un luogo mitico. Marmottan étant à Paris, c'était un double oui. Allora, siccome Marmottan poi era pure a Parigi, il mio sì è stato doppio. Car j'étais également plongée dans la psychanalyse lacanienne. Perché io ero anche immersa pienamente nella psicanalisi lacaniana. Et Paris était pour moi un lieu de formation rêvé. E Parigi era per me il mio sogno di formazione. Car mon désir d'analyste était déjà très fort et bien inscrit à cette période-là. Perché il mio desiderio di analista all'epoca era già forte e ben consolidato, ben iscritto. Je rêvais de lire Lacan en français et de continuer ma formation analytique, déjà à l'époque au sein de l'association lacanienne. Sognavo di poter leggere Lacan in francese e di continuare la mia formazione analitica in seno all'associazione lacaniana. Che all'epoca était encore l'association freudienne. Che all'epoca si chiamava ancora associazione freudiana. Alors je peux dire que je me suis formée entre... avec, dans ces deux mondes parallèles qui avaient du mal à s'entendre. Allora posso dire che mi sono formata fra, con, dentro questi due mondi paralleli che faticavano a intendersi. Du côté de la psychanalyse, ça parle. Da parte della psicanalisi va da sé. Et du côté de la toxicomanie, ça agit. Allora, da parte della psicanalisi parla e da parte della tossicomania invece agisce. Entre eux, ça ne faisait pas bon ménage. E fra di loro la convivenza non era facile. Et pourtant, la toxicomanie est une clinique qui est au cœur de ce qu'en psychanalyse nous appelons la relation d'objet. Eppure la tossicomania è una clinica che è al cuore di ciò che in psicanalisi chiamiamo la relazione d'oggetto. Ici une clinique extrême de la relation d'objet. Qui si tratta di una clinica estrema della relazione d'oggetto. Le soggetto toxicomane nous permet de lire cela à grands traits. E il soggetto tossicomane ci permette di leggere questo a grandi linee. Donc, relation d'objet constitutive de notre rapport à l'autre. Dunque, relazione d'oggetto costitutiva del nostro rapporto con l'altro. Au désir et aux jouissances. Il desiderio e con i godimenti. C'est une clinique qui demeure très instructive, formatrice. È una clinica che rimane molto istruttiva, formatrice. Avec cette autre particularité, à savoir,
anche con quest'altra particolarità, e cioè qu'une toxicomanie et les addictions d'une façon générale, che una tossicomania e in generale le addizioni, peut traverser tout type de sujet, può investire qualunque soggetto, c'est d'une énorme variété psychopathologique, perché si tratta di una grandissima varietà psicopatologica, très riche donc, insomma ricchissima. Je peux dire que cette clinique a radicalement influencé la lecture structurelle que je fais aujourd'hui des structures classiques. Posso dire che questa clinica ha radicalmente influenzato la lettura strutturale che faccio oggi delle strutture. Donc classique, psicose, névrose et perversion. Quelle classiche, psicosi, nevrosi e perversione. En toxicomanie, nous sommes confrontés plus à des phénomènes de bord que de frontières. In tossicomania siamo confrontati piuttosto a fenomeni di bordo che di frontiera. Nous sommes souvent dans du continu. Siamo spesso in un continuum. Introduit certes par l'usage des produits psychoactifs. Introdotti certamente dall'uso di prodotti psicoattivi. Mais pas seulement. Ma non solo. Car quand nous regardons de près. Perché quando guardiamo da vicino. La structure n'est qu'une plaque tournante. La struttura funziona come una rotatoria. Où est le sujet? Chi è il sujet? Dov'è il soggetto? Chi è il soggetto? Il n'est pas toujours le même. Non è sempre lo stesso. Les programmes de ce matin, ce sont les toxicomanies féminines. Allora, il programma di questa mattina sono le tossicomanie femminili. Alors, la toxicomanie féminine, les toxicomanies féminines, point d'interrogation. Allora, c'è da chiedersi, la tossicomania femminile, le tossicomanie femminili? Le titre peut être un peu équivoque. Il titolo può essere un po' equivoco. Car il nous laisse entendre qu'il y aurait des toxicomanies féminines. Perché ci lascia intendere che ci sarebbero delle tossicomanie femminili. Une toxicomanie propre aux femmes. Una tossicomania propria delle donne. Une toxicomanie qui leur serait spécifique. Una tossicomania che sarebbe il loro specifico, che sarebbe specifica loro. Je vous pose la question. Vi pongo la questione. Est-ce que la question du genre est à prendre en compte ici en toxicomanie? Dobbiamo forse tenere conto della questione del genere nella tossicomania? Car avant de savoir pourquoi une femme si drogue, perché prima di sapere perché una donna si droghi, interrogeons-nous s'il existe une spécificité. Chiediamoci se esista una specificità. Cela n'est pas une évidence de départ. Non è una evidenza da subito. Pourquoi une femme si drogue et pourquoi un homme si drogue? Perché una donna si droga e perché un uomo si droga? Homme et femme, vous allez me dire que je suis binaire. Uomo e donna, e qui mi potrete dire pure che sono binaria. Mais nous savons que leur position subjective à l'égard de la structure et à l'égard du social n'est pas la même. Ma noi sappiamo che la loro posizione soggettiva riguardo alla struttura e al sociale non è la stessa. Alors, qu'est-ce qui peut bien causer une toxicomanie chez l'un et chez l'autre? Allora, che cos'è che può causare una tossicomania nell'uno e nell'altra? Voyez-vous, cela dépend aussi de ce qu'on entend par toxicomanie. Naturalmente questo dipende anche da ciò che si intende per tossicomania. S'agit-il d'un symptôme? Si tratta di un sintomo? D'un symptôme, au sens d'une suppléance? Di un sintomo TH nel senso di una supplenza? D'une conduite? Di un modo di procedere? D'une maladie, d'une malattia, d'une dépendance, d'une dépendance, d'une identité, d'une identità, de tout cela à la fois, di tutto ciò insieme. Quoi qu'il en soit, spontanément, che ne sia spontaneamente, je dirais que toute toxicomanie est déjà au féminin. Direi che ogni tossicomania è già al femminile. On dit d'ailleurs la toxicomanie.
d'altra parte diciamo anche la tossicomania. Sans vouloir réduire la lecture à une question de genre, justement. Senza voler ridurre la lettura a una questione di genere. La langue nous met d'emblée dans l'embarras. La lingua ci ficca immediatamente nell'imbarazzo. La toxicomanie, les toxicomanes. La tossicomania, il tossicomane. En tout cas, on ne dit pas la toxicomane. In genere non diciamo la tossicomane. Ma in toxicomane. Una tossicomane. Alors, on pourrait s'amuser et dire avec Lacan che la toxicomane n'existe pas. Allora, potremmo divertirci con Lacan e dire che la tossicomane non esiste. Vu sous cet angle, entre la toxicomanie et les toxicomanes, on ne sait plus trop de qui on parle. E da questo punto di vista, fra la tossicomania e il tossicomane, non sappiamo molto di chi stiamo parlando. Ça peut même introduire un côté un peu transgenre dans l'affaire. E può pure infilarsi qui un lato un po' transgender. Or, c'est connu que les toxicomanies tentent d'effacer la différence de sexe. Ora è noto che le tossicomanie cercano di cancellare la differenza dei sessi. On sait aussi qu'elles essaient de brouiller les pistes. Sappiamo anche che tentano di mescolare le piste. D'omogeneiser. Di omogeneizzare. Tous pareil. Sono tutti uguali. Tutti dans un seul et même trou. In un unico e stesso, in un buco che è lo stesso. Répondant à une seule et même identité. E risponde a un'unica e stessa identità. Tous toxicomanes. Tutti tossicomani. C'est clair que nous rencontrons des hommes, des femmes, des transgenres, des gens fluides qui si droguent. È chiaro che noi incontriamo uomini, donne, transgender, generi fluidi che si drogano. Et que l'usage que chacun, chacune fait de toxique. Et que l'uso que ciascuno, ciascuna fa del tossico. Ne vise pas toujours les mêmes effets subjectifs. Non admira sempre gli stessi effetti soggettivi. Je partirai de ces postulats. Partirò da questo postulato. Que l'effet drogue. Che l'effetto droga vient souvent en réponse à un besoin de la structure du sujet. Arriva spesso come risposta a un bisogno della struttura del soggetto. Et si cela est exact, e se questo è così, alors de quel besoin s'agit-il? Allora di quale bisogno si tratta? Je reviendrai sur ces points, mais pour l'instant restons du côté des généralités. Tornerò su questo punto, ma per ora restiamo ancora sulle generali. On dirait que la toxicomanie chez les hommes. Si direbbe che la tossicomania negli uomini. Semble les féminiser. Sembra femminilizzarli. Che la dépendance, la soumission à l'égard de l'objet, semble parfois. Che la dipendenza, la sottomissione nei confronti dell'oggetto sembri alle volte les rendre encore plus femme qu'une femme. Renderli ancora più donna di una donna. Alors que chez les femmes, mentre nelle donne, on peut dire que quand elles si droguent, possiamo dire che quando si drogano, elles ne font pas semblant, non fanno sembiante. On appelle cela l'effet télescopique. Allora, chiamiamo questo l'effetto, questo télescopique è intraducibile alla lettera in italiano, è questo fatto di rientrare due elementi che rientrano uno nell'altro. Donc vous connaissez cela, une perche, une manche, un manche, donc les éléments s'emboîtent, coulissent les uns dans les autres. Allora, ecco, è il caso di tubo, una pertica, un aggeggio i cui elementi si scorrono l'uno nell'altro. Soit pour rétrécir, soit pour allonger la barre qui sert de support. Sia per accorciare che per allungare questa quest'asta che serve da supporto. C'est très imagé.
è insomma molto immaginifico. On pourrait citer Marguerite Duras à propos de cet effet télescopique. Potremmo citare Marguerite Duras a proposito di questo effetto telescopico. Je le cite. À 41 ans, je rencontrais quelqu'un qui aimait vraiment l'alcool. A 41 anni ho incontrato qualcuno che amava davvero l'alcol. Qui buvait chaque jour, mais raisonnablement. Che beveva ogni giorno in modo ragionevole, però. Très vite, je l'ai dépassé. Ben presto l'ho superato. En tout cas, contrairement aux hommes, in ogni caso, a differenza degli uomini, quand une femme rencontre une toxicomanie, quando una donna incontra una tossicomania, ça peut aller très vite. Può tutto essere molto precipitoso. D'où l'effet télescopique. Da cui questo effetto telescopico. E parfois, jusqu'à les rendre, come je disais, plus mec qu'un mec. E alle volte arrivano a questa precipitazione, questa rapidità, arriva a renderle ecco, più mec che un mec. Il mec, se capisco bene, è qualcuno che si impone per i suoi vizi. Noi non abbiamo un termine in italiano per questo, quindi più dura, ma insomma non è proprio esattamente questa cosa. Mm-hmm. Bon, jusqu'ici nous sommes encore pris dans une lecture limitée aux représentations sociales. Ecco, fin qui però siamo ancora in una lettura limitata alle rappresentazioni sociali. De ce qui doit être un homme ou une femme. Quello che significa essere un uomo o una donna. Nous sommes pris dans les gender studies. Siamo presi nei gender studies. Ce champ d'études universitaires naît dans les années 60 aux États-Unis. Questo campo di studi universitari nato negli anni 60 negli Stati Uniti. Études qui ont été faits en parallèle du développement du féminisme. Studi che si sono sviluppati parallelamente allo sviluppo del femminismo. En rappelant que son propos était d'étudier la manière dont la société associe des rôles à chaque sexe. Ricordando che l'intento di questi gender studies era quello di studiare il modo in cui la società associa i ruoli a ognuno dei due sessi. Esempio, pourquoi les hommes font ou faisaient moins les ménages? Per esempio, perché gli uomini fanno o facevano meno i lavori domestici? Là, nous sommes en 60. Hein? In 60. Pourquoi une femme mécanicienne ou un homme sage-femme paraissait insolite? Perché una donna meccanico o un uomo che fa l'ostetrica sembravano insoliti? Les filles aiment les roses, les garçons les bleus. Alle ragazze piace il rosa, ai ragazzi il blu. Eccetera. Eccetera. Tout cela reste très ample et complexe. Tutto questo rimane molto vasto e complesso. Car il y a une diversité culturelle entre pays, entre langues. Perché c'è una differenza culturale fra paesi, fra lingue. Entre la place che occupent les femmes ou les hommes selon les religions, les lois, les traditions. Nel posto che occupano le donne o gli uomini a seconda delle religioni, delle leggi, delle tradizioni. En tout cas, l'un des postulats de ces études. In ogni caso, uno dei postulati di questi studi. Était de distinguer la construction sociale. Era quello di distinguere la costruzione sociale. Du sexe biologique et physique. Sesso biologico e fisico. D'où le recours croissant à l'utilisation du terme genre. Da qui poi il ricorso crescente all'utilizzo del termine genere. Par exemple, pour dénoncer les stéréotypes de genre. Per esempio, per denunciare gli stereotipi di genere. Ceci dit, gender studies. Detto questo, gli gender studies. N'est pas à confondre avec la théorie du genre, sex and gender. Non vanno confusi con la teoria del genere, sex and gender. Qui s'est servi de ses études universitaires pour faire un mouvement politique et social. Che si è servita di questi studi universitari per dar vita a un movimento politico e sociale. Articulé aux thèses féministes les plus radicales.
articolato con le tesi femministe più radicali. A ces mouvements est venu se rajouter les mouvements LGBTQIA+. A questo movimento poi si è aggiunto il movimento LGBTQIA e più. No, en tout cas LGBT, c'est vrai que les QIA et plus c'est venu après, hein, ouais. Mm-hmm. Ouais. Donc aujourd'hui nous avons vu arriver donc ces nouvelles identités. Allora, oggi abbiamo visto arrivare queste nuove identità. Prima c'era questo movimento semplicemente LGBT, poi sono arrivati gli altri. Mm-hmm. Disons-le, ces nouvelles identités, disons-le, qui tendent à dissocier les sexes du genre. Queste nuove identità, diciamolo, tendono a dissociare il sesso dal genere. Pour faire valoir tout d'abord l'identité de genre. Per far valere in primis l'identità di genere. Donc avant de parler d'une orientation sexuelle quelconque. Quindi ancora prima di parlare di qualsiasi orientamento sessuale. Ce qu'on appelle les genres fluides aussi, hein. Il gender fluid. Donc le rapport s'agrandit après LGBT, donc les QIA+, hein. Quindi qui poi la gamma si è allargata perché dopo LGBT ci sono stati tutti gli altri movimenti che sono segnalati da questo più. Donc lesbienne, gay, bi, trans, queer, intersex, asexuel. Lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, queer, intersex, asessuali, eccetera. Oh, là où il y aurait tentative de dégager et de déconstruire les représentations sociales. Allora, qui ci sarebbe un tentativo di liberare e decostruire le rappresentazioni sociali. Il mi sembra che cela enferme de plus en plus des petites communautés. Mi sembra che questo però dia origine a comunità chiuse sempre più piccole. Dans un type de discours qui risque d'être tout aussi stéréotypé. In un tipo di discorso che rischia di essere anch'esso altrettanto stereotipato. Encore une fois. Ancora una volta. Les questions de fond qui sont traitées par ces études et par les mouvements LGBTQIA+ actuels. Le questioni di fondo che sono trattate da questi studi e dal movimento LGBTQIA più attuale sono sans doute essentielles au progrès de nos sociétés. Sono certamente essenziali per il progresso delle nostre società. À condition de ne pas rater les tirs. A condizione però di non fallire. Car soyons clairs, la guerre des sexes. Perché dobbiamo essere chiari, la guerra fra i sessi n'est pas un progrès. Non è un progresso. Encore moins pour les identités cloisonnées. E ancora meno è un progresso per queste identità fissate, chiuse in se stesse. Donc, qui si revendique du même. Che rivendicano l'appartenenza a un tratto medesimo, comune. Dans ces deux cas de figure. In questi due esempi. Nous savons que c'est toujours la place de l'altérité. Sappiamo che è sempre il posto dell'alterità che si ritrova mise a male e fa una brutta fine. Sans l'autre, il n'y a pas de jeu. Senza l'altro non c'è di jeu. Du singulier, hein? Non c'è il singolare. Il y a juste une foule qui essaie de s'y créer un moi. Allora c'è solo una folla che cerca di crearsi un io a cui mantenersi. Pour l'instant, ce mouvement semble avoir pris une pente revendicative. Per ora questo movimento sembra aver preso una china rivendicativa. Inclusive. Une agitation collective qui force les passages. Una forma di agitazione collettiva che forza le cose. Il y a ceux qui disent que nous vivons là une révolution. Ci sono quelli che dicono che stiamo vivendo una rivoluzione. C'est à suivre de près. Vedremo come andrà a finire. En tout cas, la psychanalyse doit être capable d'accueillir. In ogni caso, la psicanalisi deve essere capace di accogliere. Ce qui vient du social. Ciò che proviene dal sociale. In ceci, in questo,
che l'inconscient è le sociale e le politiche, dirà Lacan. E come diceva Lacan, l'inconscio è il sociale e il politico. Disons qu'il y a toujours à apprendre avec ces nouvelles identités. Diciamo che c'è sempre da imparare con queste nuove identità. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qu'ils racontent? Che cosa ci dicono? J'ajouterai aussi que les psychanalystes. Aggiungerò anche che gli psicanalisti. Ne sont pas les gardiens de l'ordre social. Non sono i guardiani dell'ordine sociale. Morale. Ni de l'ordre sexuel. E dell'ordine sessuale. Chacun fait comme il veut. Ognuno fa come gli pare. Comme veut sa jouissance. Come vuole il suo godimento. Nous sommes là pour écouter. Noi siamo qui per ascoltare. Pour accueillir une demande. Per accogliere una domanda. Souffrance. Una sofferenza. Nous sommes là pour permettre à celui qui demande. Siamo qui per permettere a colui che domanda. D'accéder à son désir, di accedere al proprio desiderio, à sa responsabilité de sujet, alla sua responsabilità di soggetto. Ni plus ni moins, et c'est déjà énorme, mi semble-t-il. Né più né meno di questo, e già così mi sembra enorme. Il est certain que la position sexuée de chacun de nous, è certo che la posizione sessuata di ognuno di noi, est une construction fantasmatique. È una costruzione fantasmatica très complexe, molto complessa e che non avons pas dans la nature une correspondance comme pour les animaux e che noi non abbiamo in natura una corrispondenza come esiste per gli animali. Par exemple, un lion pour une lionne. Per esempio, un leone rispetto a una leonessa. Le langage, il linguaggio, l'accès au symbolique, l'accesso al simbolico. Et à notre finitude, la nostra finitudine, nous dénaturalise. Non so se si dica, ci denaturalizza, ci snatura, ecco. Être mâle ou femelle, essere maschio o femmina, n'assure pas chez l'animal humain, l'animale umano, un quelconque un accès quelconque. Quindi non assicura nell'animale umano un qualsivoglia accesso a un'identità sexuée, a un'identità sessuata. Ancora moins l'accès à un objet identifié comme étant le bon objet. Tanto meno l'accesso a un oggetto identificato come il buon oggetto. Celui qui me correspond. Quello che mi corrisponde, cioè. À l'exception, bien entendu, de l'objet fétiche. Ad eccezione, naturalmente, dell'oggetto feticcio. Et c'est capable de maintenir les leurs d'un rapport possible. L'unico in grado di mantenere l'inganno di un rapporto possibile. D'ailleurs, l'objet toxique. D'altra parte, l'oggetto tossico. A très souvent les propriétés de l'objet fétiche. Ha molto spesso le proprietà dell'oggetto feticcio. L'espoir voit le fantasme. La speranza o addirittura il fantasma. Car cela revient au même. Perché, insomma, è più o meno la stessa cosa. C'est d'imaginer qu'il suffirait de trouver son objet. È immaginare che basterebbe trovare il proprio oggetto. Et de s'assurer que dans la réalité il ne vient pas à manquer. E assicurarsi che nella realtà questo oggetto non venga a mancare. Le toxicomani conoscono cela. I tossicomani lo conoscono questo fatto. Donc à ceci près. Qu'ils vont s'amuser à s'y mettre en manque. Allora, con questa differenza, diciamo che si divertono a mettersi in stato di mancanza. Mais dans le seul but, ma con l'unico fine, de faire manquer pour mieux les retrouver. Di far mancare per trovare meglio. Alors, toxicomanie de quel genre? Allora, tossicomania di quale genere? La littérature psychanalytique sur la question est très faible. La letteratura psicanalitica sul tema è abbastanza scarsa. Voire même moyennement approfondie. Anche, insomma, così
poco approfondita. Il y a très peu de travaux en la matière. Ci sono pochissimi lavori sul tema, sulla materia. Donc on retrouve quelques articles en revue. Ci sono alcuni articoli usciti su rivista. E ce livre, Toxicomanie féminine, e il libro Tossicomania femminile, paru en 2006, vous voyez que ça date déjà. Uscito nel 2006, quindi già da parecchio tempo. Donc écrit par Olivier Thomas. E il cui autore è Olivier Thomas. Qui n'est pas mal d'ailleurs, car il traite de façon clinique les sujets qui nous préoccupent aujourd'hui. È un libro non male perché aborda in modo clinico il tema che è al centro oggi del nostro interesse. Donc on a aussi quelques réponses déjà convenues. E abbiamo allora anche delle risposte già date, già stabilite. Notamment du point de vue psychosociologique. Soprattutto dal punto di vista psicosociologico. Che le femmes sont minoritaires en affaire de toxicomanie. E in questione di tossicomania le donne sono minoritarie. Une femme pour trois hommes. Cioè c'è una donna su tre uomini. Che le représentations sociales sont toujours plus dégradantes pour une femme toxicomane que pour un homme. Le rappresentazioni sociali sono più degradanti per una donna tossicomane che per un uomo. Cela pourrait expliquer en partie cet écart. Potrebbe forse spiegare parzialmente questo divario. On sait également que les femmes sont les plus grandes consommatrices des psychotropes licites. Sappiamo anche che le donne sono le maggiori consumatrici di psicotropi illeciti. Donc ce pourcentage de une femme pour trois hommes reste lié aux drogues illicites. Quindi la percentuale una su tre delle donne rispetto all'uomo riguarda le droghe illecite. On connaît aussi les alcoolisations féminines. Sappiamo anche di fenomeni di alcolismo femminile. Ordinaire. Abituali. Celle de la vie quotidienne. Della vita quotidiana. La femme au foyer, parfois seule. La donna a casa, alle volte sola. Réduite aux tâches ménagères et à l'éducation des enfants. Ridotta a stare in casa e a occuparsi dei bambini. Dans des vies pas très joyeuses et avec très peu de reconnaissance sociale. Con una vita poco illuminata dalla gioia e con scarso riconoscimento sociale. Donc cela dit et tout cela bouge a grande vitesse, mais ça reste encore une réalité. Tutto questo naturalmente è in vorticosa evoluzione, però resta ancora fino ad oggi una realtà. On peut rappeler quand même que les femmes toxicomanes que nous rencontrons en 2021. Dobbiamo comunque ricordare che le donne tossicomane del 2021 ne sont pas celles de la fin du 19e siècle. Non sono quelle della fine dell'Ottocento. Celle qu'on nommait les morphinées. Quelle che venivano chiamate le morfine. Olivier Thomas nous rappelle qu'il s'agissait d'une femme élevée au rang de femme idéale. Olivier Thomas ci ricorda che si trattava di una donna innalzata al rango di donna ideale. Les femmes fatales d'un genre nouveau. Di femme fatale di un genere nuovo. La femme rivendicatrice. La donna rivendicatrice. Emancipatrice. Emancipatrice. Indépendante. Indipendente. Qui demande les droits au plaisir et à la sexualité. Che domanda il diritto al piacere e alla sessualità. Si je tiens à rappeler toutes ces précisions. Allora, se tengo a ricordare questi dettagli, queste precisazioni. C'est qu'à mon sens, on ne peut pas formuler la toxicomanie au féminin. È che secondo me non si può formulare la tossicomania al femminile. Sans prendre en compte la psicopatologie de ces femmes. Senza tenere conto della psicopatologia di queste donne. Si nous ne partons pas avant tout d'une clinique différentielle du sujet, se non partiamo prima da una clinica differenziale del soggetto, alors toute lecture qu'on fera, allora ogni lettura resterà réduite au comportemental, resterà ridotta al
comportamentale, aux conduites souvent stéréotypées, alle condotte spesso stereotipate, du toxicomane. Toxicomane. Je vous dis ça parce que cliniquement parlant, vi dico questo perché da un punto di vista clinico, quando un'isterica si droga, quando un'isterica si droga, elle ne le fait pas pour les mêmes raisons qu'une femme psychotique, par exemple. Non lo fa, per esempio, per gli stessi motivi di una donna psicotica. Les effets ne sont pas les mêmes selon la position subjective dans la structure. Gli effetti non sono gli stessi a seconda della posizione soggettiva dentro la struttura. C'est clair que cela rend notre recherche encore plus complexe. È chiaro che tutto ciò rende ancora più complessa la nostra ricerca. Mais c'est incontournable. Ma non possiamo farne a meno. J'ai envie de dire que le féminin est ici pluriel. Vorrei dire che il femminile qui è plurale. Et que la toxicomanie est une par une. E che la tossicomania è una per una. Voyez-vous la o le toxicomanie? Ecco, dobbiamo parlare allora di la o delle le tossicomanie? C'est connu che per i soggetti psicotici, uomo o femme, è noto che per i soggetti psicotici, uomo o donna, le droghe funzionano souvent come un'automedication. Le droghe fanno spesso da automedicazione. Après tout, ils sont toujours les mieux placés pour savoir ce qu'il leur faut pour calmer leurs symptômes. Dopotutto, sono sempre quelli in una posizione migliore per sapere che cosa occorre loro per calmare i propri sintomi. Ils savent très bien manier les toxiques. Sanno maneggiare molto bene i toxiques, come non è i tossici, come diciamo in italiano? Forse il tossico, sì, il tossico. Oui. Soit pour calmer, soit pour exciter. Sia per calmare che per eccitare. C'est aussi connu che les produits des substitutions aux opiacei. È anche noto che i prodotti sostitutivi degli oppiacei. Les Subutex et la Methadone. Subutex e il metadone. Fonctionnent souvent comme des neuroleptiques. Funzionano spesso da da neurolettici. Ça couvre l'ensemble des symptômes psychotiques, comme on dit. Perché copre, come si dice, l'insieme dei sintomi psicotici. C'est une intrication tellement réussie, psychose et toxicomanie. È un'intricazione così riuscita quella fra psicosi e tossicomania. Qu'on peut passer des années avant de pouvoir poser un diagnostic. E ci possono volere degli anni prima di poter fare una diagnosi. Même les psychoses avérées nous font parfois douter. Persino le psicosi confermate tali ci mettono alle volte il dubbio. Les toxiques brouillent toutes les pistes. Perché i tossici confondono, mescolano tutte le piste. Combien de fois nous sommes là à nous demander si c'est une hystérie grave? Quante volte ci ritroviamo a chiederci se si tratta di un'isteria grave? O une psychose réactionnelle? Una psicosi reazionale. Alors que la patiente délire à fond la caisse. Quando poi la paziente delira a tutta birra. Je le souvenir d'une patiente comme ça. Mi ricordo di una paziente così. 10 ans durant. Che per 10 anni. On ne pouvait pas trancher. Non riuscivamo a decidere. La toxicomanie de cette femme la maintenait dans un tel marécage. La tossicomania di questa donna la manteneva in un tale stato paludoso, insomma, indistinto. Dans une indistinction psicopatologique. Una indistinzione psicopatologica. Alors qu'un diagnostic, dans son cas à elle. Quando una diagnosi nel suo caso. Aurait été bienvenue. Sarebbe stata ben accolta. Ça aurait permis d'anticiper ce qui allait venir par la suite. Che avrebbe permesso di anticipare ciò che sarebbe successo in seguito. À savoir une psychose paranoïaque flamboyante.
e cioè una psicosi paranoica flamboyante, florida direi in questo caso. Qui ne la quitte più depuis qu'elle est sévrée. Che non la lascia più da quando si è non svezzata, come si dice, si è quando non ci si droga più. E vuoi, c'è come le bebè che lasciano il sangue della mère. Svezzata, sì, però noi abbiamo un altro termine che maintenant ne me vient pas à l'esprit. Bon, en tout cas. D'accord. Nous savons qu'à la suite des prises de substances, sappiamo che in seguito all'assunzione di sostanze, les effets psychotropes su un sujet, su un organisme, gli effetti psicotropi su un soggetto e su un organismo, sont bien réels. Sono reali. Mais ce que nous constatons aussi, ma quello che anche constatiamo, c'est que très souvent, è che molto spesso, ce qui peut être repéré comme relevant du réactionnel, ciò che può essere reperito come dipendente dal reazionale, c'est-à-dire à cause de la drogue, cioè a causa della droga, n'est que le déclenchement d'une psychopathologie qui était déjà là. È soltanto lo scatenarsi di una psicopatologia che era già lì. On sait qu'il faut un peu de terrain. Sappiamo che ci vuole un poco di no terreno, un poco di ci vuole un'occasione per scatenare, ecco, sì. Pour déclencher si ce n'est qu'une psychose toxique. Per capire se non si tratta che di psicosi tossica. Rappelons aussi che le psicose tossiche. Ricordiamoci anche che le psicosi tossiche ont été décrites par de Clairembault en 1907. Sono state descritte da de Clairembault nel 1907 come étant un état psychotique transitoire, come uno stato psicotico transitorio induit par l'usage des produits hautement toxiques, dotto dall'utilizzo di prodotti altamente tossici. Comme cela pouvait être à l'époque les alcools à essence, notamment l'absinthe. Come potevano essere all'epoca questi alcol a benzina, essenza, non lo so, come, e soprattutto l'assenzio. Le chloral. Il cloralio. L'éther. L'etere. On sait qu'il ne vient pas toxicomane qui veut. Sappiamo che non è che diventa tossicomane chi vuole. Cette notion d'état transitoire est essentielle pour poser un diagnostic différentiel. Questa nozione di stato transitorio è essenziale per porre una diagnosi differenziale. Une bouffée délirante déclenchée par les toxiques, ça arrive. Succede una bouffée délirante scatenata dai tossici. Mais une fois l'effet du produit passé. Ma una volta che è passato l'effetto del prodotto. Ma le sujet doit reprendre ses esprits. Il soggetto deve ritornare in sé. E se ce n'est pas le cas, e se non succede, alors l'orientation n'est pas la même. Allora l'orientamento non è lo stesso. Nous touchons ici un point majeur dans notre approche de toxicomanie. Tocchiamo qui un punto fondamentale del nostro approccio alle tossicomanie. Dans son articulation avec les structures cliniques. E nella loro articolazione, sì, nella loro articolazione con le strutture cliniche. Puis il faut quand même interroger ce que nous entendons par toxicomanie. Poi dobbiamo anche interrogare che cosa intendiamo con il termine di tossicomania. Est-ce qu'on peut réduire cela à la consommation de sostanze licite o illicite? Possiamo ridurre la tossicomania al consumo di sostanze lecite o illecite? Est-ce que c'est une question de quantité et de dosage? Si tratta di una questione di quantità, di dosaggio? Drogue dure, drogue douce. Droghe pesanti, droghe leggere. On voit bien que tout cela demande à être précisé. Finalmente si vede che tutto questo va precisato. Une toxicomanie ne vient pas se greffer n'importe où. Una tossicomania non si impianta ovunque. N'importe comment. Non si impianta in qualunque modo. Elle vient s'inscrit à des moments très précis de la vie du sujet. Ma si iscrive in momenti molto specifici della vita di un soggetto. Elle vient répondre souvent à des impossibles.
spesso arriva in risposta a degli impossibili, a des impasses, a delle impasse, à l'angoisse, all'angoscia, à la douleur physique ou morale, al dolore fisico o morale. Ça demande une certaine conjecture. Richiede una certa congettura. Une synchronisation, une rencontre. Una sincronizzazione, un incontro. Comme disait Olivenstein, come diceva Olivenstein, la toxicomanie, c'est la rencontre d'un être humain. La tossicomania è l'incontro di un essere umano, d'un produit donné, di un determinato prodotto, à un moment donné, in un momento dato. Il mi sembra en effet que l'on ne peut pas saisir les enjeux de cette clinique. Mi sembra che non sia possibile cogliere la posta in gioco di questa clinica. Si on ne tient pas compte du fait qu'une toxicomanie ne s'opère donc qu'au une parine. Teniamo conto del fatto che dunque una tossicomania si opera solo una per una. Ainsi, il existe autant de toxicomanie que de toxicomanes. Per cui esistono tante tossicomanie che tossicomani. Je veux dire par là qu'il y a du sujet et du fantasme. Voglio dire con ciò che c'è del soggetto e del fantasma. Qui si cache derrière la furie biochimique des substances, qui si nasconde dietro la furia biochimica delle sostanze, e che c'è bien cela qu'il faut ramener en surface. È proprio questo che dobbiamo riportare alla superficie. Donc après ces très longs préambules, allora, dopo questa lunga introduzione, ce que j'ai à vous proposer, c'est donc de prendre ces questions au plus près de la clinique. Quello che vi voglio proporre è di trattare queste questioni il più aderente alla clinica. Va même de la structure. Persino, insomma, anche della struttura. Car je crois que c'est là et peut-être seulement là. Perché credo che sia qui e forse solo qui. Dall'étude des cas. Nello studio dei casi. Un par un. Uno ad uno. Une par une. Una per una. Che on peut se sortir des enjeux imaginaires. Che possiamo uscire dalle implicazioni immaginarie. Autour de ces questions. Attorno a queste questioni. Je vais vous parler de comment une toxicomanie peut venir s'intriquer. Voglio parlarvi di come una tossicomania può arrivare a intricarsi. Chez l'agent féminin. Nell'agente femminile. Voyez-vous, cela è déjà une façon de déplacer la question d'une possible spécificité. Ecco, vedete, questo è già un modo di spostare la questione della possibile specificità. Je vais commencer par une jeune femme assez brillante. Comincio con una giovane donna brillante. Per la quale la questione dell'identità sessuale n'est pas si simple. Non è così semplice. C'est quelqu'un qui peut se présenter ou circuler dans la scène sociale comme un homosexuel. Si tratta di qualcuno che può presentarsi o circolare sulla scena sociale come omosessuale. Allure troublante, car rien ne laisse croire qu'il s'agit d'une femme. Aspetto inquietante perché niente lascia credere che si tratti di una donna. Un véritable garçon manqué. Vero maschio mancato. Ça, c'est ce qu'elle la donne à voir. Questo è quello che lei fa vedere. Mais je dirais que ce qui apparaît ici comme une homosexualité féminine. Ma dirò che ciò che appare qui come una omosessualità femminile. Dans la scène sociale. La scena sociale. Révèle surtout d'une problématique transsexuelle au départ. Ha a che fare soprattutto con una problematica trans in partenza. C'est-à-dire che depuis très jeune, vale a dire che da piccolissima, depuis l'âge des 6 ans, da quando aveva 6 anni, jusqu'à son adolescence, fino all'adolescenza, elle a eu ce sentiment qu'il avait eu erreur. Aveva questa sensazione che ci fosse stato un errore. Qu'elle était un garçon dans un corps de fille.
Lei era un ragazzo nel corpo di una ragazza. Des années durant, elle a prié au bon Dieu pour que la réparation soit faite. E per interi anni di seguito pregava a Dio di riparare questa situazione. Alors voilà son drame. Ecco questo suo dramma. Elle n'est plus tombée amoureuse que des femmes hétérosexuelles. Riusciva a innamorarsi solo di donne etero. Et cela finit toujours mal. E questo finiva sempre male. Parce que ces femmes retournent un jour ou l'autre vers un homme pourvu d'un pénis. Perché queste donne prima o poi tornavano verso, andavano verso un uomo con un provvisto di pene. Pénis qu'elle n'a pas. Pene che lei non ha. Et qu'elle ne peut pas leur offrir. Che non poteva loro dare. C'est une souffrance majeure pour cette fille. Si tratta di un dolore molto grande per questa ragazza. Quando cela lui arrive, quando questo succede, elle si défait réellement. Realmente si disfa. Et je ne crois pas que nous sommes dans ces cas de figure dans la problématique hystérique du pain snide. E non credo che in un caso come questo noi ci troviamo nella problematica isterica del penis nide. Dell'invidia gelosa del fallus. Dell'invidia gelosa del fallo. Ce n'est pas qu'elle ne l'a pas. Non si tratta del fatto che lei non ce l'ha. C'est qu'elle a été réellement privée. Ma del fatto che lei ne è stata realmente privata. Voici où je voudrais arriver, où je veux arriver. Ecco dove voglio arrivare. Guarda, in questi momenti molto precisi. Perché in questi momenti molto precisi. Moment de réelle privation donc. Dunque momenti di reale privazione. Donc quand son amoureuse part pour la laisse pour aller voir un homme. Hein? Insomma viene lasciata dall'amata perché questa va da un uomo. Voilà qu'elle si drogue très massivement. Che si droga pesantemente pour aller jusqu'à avoir des rapports sexuels avec des hommes per spingersi fino ad avere rapporti sessuali con gli uomini. Je dirais même que quand elle si drogue, direi anche che quando si droga, c'est pour supporter le sexuel, per sopportare il sessuale, pour supporter son corps de femme, per sopportare il proprio corpo di donna. Pour être autre, per essere altra, là où elle n'est pas. Lì dove lei non è. Voyez-vous, cela peut s'inscrire du côté du social comme étant une consommation de drogue du vendredi soir. Ecco, vedete, qui dal punto di vista sociale potrebbe essere letto come l'uso di droghe del venerdì sera. Soi-disant festif, récréatif. Di un uso festivo, ricreativo della droga. Mais ce qui l'amène à ces consommations massives du vendredi soir, quello che la induce a questo consumo pesante di droga, noi diciamo del sabato sera, anche se è venerdì, sì. N'est pas nécessairement festive, loin de là. Ben lontano dall'essere connesso con appunto il problema della festa. Nous avons ici une scène dans une autre scène. Qui abbiamo una scena in un'altra scena. La scène sociale. La scena sociale. Allez, on si retrouve en soirée pour faire la fête ensemble. Tipo, dai, ci ritroviamo una sera per festeggiare insieme. Puis la scène intime. Poi la scena intima. Avec son réel. Proprio reale. Avec lequel elle doit s'y battre. Con cui lei deve battersi. Mise en scène ou plutôt mise en acte. Messa in scena o piuttosto messa in atto. Un passage à l'acte. Passaggio all'atto. Où elle si contraint à faire exister son corps de femme. In cui si costringe, si obbliga a far esistere il suo corpo di donna. Ma elle. Nonostante lei. Cette entrée directe en matière. Questo ingresso diretto nella questione.
c'est pour vous rendre sensible qu'il est propre de la toxicomanie. È per farvi toccare con mano il proprio della tossicomania. C'est de masquer, de voiler. Che è di mascherare, di velare. Découvrir. Di coprire. De détourner les vraies questions du sujet. Di sviare le vere questioni del soggetto. Che ça soit celle de l'identité sexuée. Che sia quella dell'identità sessuata. Qui, à mon sens, est un thème central dans la problématique des addictions. Per me costituisce un tema centrale nella problematica delle addizioni. Mais celle aussi de la structure. Anche quella della struttura. Encore une fois, l'usage des toxiques. Ancora una volta, l'uso di tossici. Ne suffit pas à établir un diagnostic de toxicomanie. Non basta per stabilire una diagnosi di tossicomania. Ce n'est pas juste une consommation de drogue. Non si tratta solo di un consumo di droga. Mais une intrication. Ma di un intrico, di un'intricazione. Un besoin de la structure, je disais. Dicevo prima, un bisogno della struttura. Le plus souvent, elle vient répondre à un insupportable de la structure. In risposta a un insopportabile della struttura. Au sens même de ce qui fait support. Nel senso stesso di ciò che fa supporto. Ce qui paraît un paradoxe parfois, d'ailleurs. Hein? Ciò che alle volte sembra addirittura un paradosso. Oh, pour ce qu'il en est de la structure. Ora, per ciò che riguarda la struttura. Voici comment cela vient parfois se dévoiler. Ecco come alle volte si svela. Partons des effets cliniques. Partiamo da questo fatto clinico. Classique en toxicomanie. È un classico in tossicomania. Le sevrage. Lo svezzamento. Come on dit, Léante? Svezzamento, svezzamento. Le complexe du sevrage. Il complesso dello svezzamento. Sevrage complexe. Svezzamenti complessi. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Sarebbe molto da dire a questo proposito. Mais je vais me contenter de vous parler du sevrage chez les sujets psychotiques. Ma mi limiterò a parlarvi dello svezzamento nei soggetti psicotici. Vu que ce n'est pas rare que l'arrêt total et radical des produits. Visto che non è fatto raro che l'arresto totale e radicale dei prodotti. Che ça soit des drogues ou les produits de substitution. Sia che si tratti di droghe che di prodotti sostitutivi. Che, come je disais, servait comme neuroleptique, hein, les produits de substitution, souvent. Dicevo, questi prodotti sostitutivi fanno da neurolettici. Puisse déclencher une psicose. Donc l'arrêt total et radical peut déclencher une psicose. Allora, dicevamo che l'arresto totale e radicale di questi prodotti può scatenare una psicosi. Alors que le plus souvent on met dans les drogues la cause même du déclenchement. Mentre il più delle volte si fa delle droghe la causa stessa dello scatenamento. Cela dit, ça peut aussi aller dans ce sens. E naturalmente può anche andare in questo senso. Une drogue, elle peut induire, elle peut déclencher une psicose aussi. Hein? Nel senso che una droga può anche scatenare, indurre una psicosi. Dans ces deux cas de figure, e in entrambi i casi, il faut rappeler qu'il y a toujours un terrain propice. Dobbiamo però ricordare che ci vuole sempre un terreno favorevole. Favorable. Ne devient pas fou qui veut de Lacan. Diceva Lacan, non diventa folle chi vuole. Ni même toxicomane. Nemmeno tossicomane. Là aussi, répétons, il faut du terrain. E anche qui ci vuole un terreno preparato. Lucia è una giovane femme di una vingtaine d'années, italo-americana. Allora, questa Lucia è una giovane di 20 anni italo-americana. Chez qui, pendant les deux premières années de son suivi, che durante i primi 2 anni in cui l'ho avuta in cura, je ne pouvais pas lire, entendre ou dire grande chose. Non potevo leggere, capire o dire granché.
des entretiens espacés, courts, silencieux. C'erano degli incontri brevi, distanziati nel tempo, pieni di silenzio. Elle planait un peu. Vagava un po'. Fumait du cannabis. Fumava della cannabis. Si shootait de temps à l'autre à l'eroina. Ogni tanto si faceva di eroina. Elle a parlé très peu. Parlava molto poco. Très en difficulté au niveau de ses études. Grande difficoltà a livello degli studi. Quatre facs différentes en quatre ans. Quattro diverse facoltà nel giro di quattro anni. Sans jamais avoir pu valider une première année. Senza essere mai riuscita a portare a termine un primo anno. Tous les ans, elle repartait à zéro. Ogni anno ripartiva da capo. Lucia aveva cominciato a si droguer assez tôt. Lucia aveva cominciato a farsi molto presto. C'est-à-dire qu'à l'âge de 14 ans, elle a fait la lecture du livre Moi, Christiane F. E vale a dire che a 14 anni ha letto il libro Io, Christiane F. 13 ans, droguée, prostituée. 13 anni, drogata, prostituta. Livre qui a eu un énorme succès dans les années 80. Libro che ebbe un enorme successo negli anni 80. Il a même un film tourné là-dessus. C'è stato pure un film che è stato tratto dal libro. Pour la patiente, c'était une sorte de lecture initiatique. Per la paziente si è trattato di una sorta di lettura iniziatica. Elle reste fascinée. Da cui è rimasta affascinata. Il va s'identifier à l'héroïne du livre. Si identifica con l'eroina del libro. À l'héroïne tout court. Con l'eroina in assoluto. Elle fera un usage par intraveineuse de ses produits. Allora farà un uso intravena di questi prodotti. Sans que ses parents ne se doutent de rien pendant quelques années. Senza che i genitori abbiano il minimo sospetto per anni interi. Quando je la reçois, elle est déjà en train de mettre en place un traitement de substitution. Quando la ricevo, sta già passando a un prodotto sostitutivo. Donc, il Subutex à la place de l'héroïne. Dunque, il Subutex al posto dell'eroina. Elle parle souvent de quelques rechutes, mais tout en contrôlant sa consommation. Parla spesso di ricadute che però, insomma, non le impediscono di controllare il consumo. Donc, c'est une fille unique. Les deux parents sont des intellectuels connus, reconnus ici et ailleurs. Figlia unica, i genitori sono intellettuali riconosciuti sia qui che altrove. Cependant, elle n'arrive pas. Ma lei non ce la fa. Avant l'été, Lucia vivait encore avec son ami. Prima dell'estate viveva ancora con un ragazzo. Un garçon qu'elle a connu dans la rue. Qualcuno che aveva conosciuto per strada. Étranger, lui aussi, sans travail. Anche lui, straniero, senza un lavoro. Quelqu'un qui n'était pas accepté par ses parents. Qualcuno che non è stato accettato dai suoi genitori. Elle tenait beaucoup à lui, malgré ou à cause de la déception que cela pouvait procurer aux parents. Lei teneva molto a lui, nonostante o forse proprio in ragione della delusione che aveva procurato ai propri genitori. Je ne réponds pas à leur idéal, je le sais, ni dans ma façon de m'habiller, ni dans ma façon d'être. Non rispondo al loro ideale né nel modo di vestirmi né nel mio modo di essere. Néanmoins, à côté de ça, ce qui l'interroge. E accanto a questo, ciò che la interroga. Qu'est-ce que je suis pour moi? Che cosa rappresento io? Che cosa sono io per il mio amico, per il mio ragazzo? Est-ce que je l'aime? Est-ce qu'il m'aime? Lo amo, mi ama. Qu'est-ce que l'amour? Che cos'è l'amore? Alors, les entretiens espacés du début du suivi. Allora, i primi incontri così distanziati agli inizi del trattamento si resserre, diventano più frequenti. Elle vient de plus en plus souvent en consultation.
viene sempre più spesso a consultazione. Elle ne si droga più o très peu. Non si droga più o molto poco. Donc on voit la, la, les transferts qui prennent place. Hein? E vediamo che quindi il transfert prende posto, diciamo si impianta. Prend terrain même, j'ai envie de dire. Les questions autour du féminin sont toujours au premier plan. Le questioni sul femminile sono sempre in primo piano. Elle intéresse, elle veut savoir. La interessa, vuole sapere. Mais voilà qu'elle a quitté son copain. Ma ecco che lascia il ragazzo. Che si sente un po' trop soumise. Che si sente un po' troppo sottomessa. Un peu instrumentalisée. Un po' usata. Ça ne lui va plus. Non le sta più bene. Elle désidéalise, comme elle dit. Come dice, désidéalizza. Je crois que ce n'est pas quelqu'un pour moi. E dice, credo che non sia qualcuno che va bene per me. Donc elle a fait un retour chez ses parents. Allora torna dai genitori. Puis il a un garçon à la fac qui l'intéresse. Poi c'è un ragazzo all'università che l'interessa. Elle lui fait, lui, il lui fait des approches. Fa delle avances. Mais très vite, elle a vu cela comme une demande sexuelle. Ça l'envahit. Ma subito vive questo come una richiesta sessuale e la invade. Elle est persuadée qu'il parlait à un garçon, c'est s'engager sur le plan sexuel d'emblée. È convinta che parlare con un ragazzo comporti doversi impegnare sul piano sessuale immediatamente. Donc pas de parade, pas de semblant. Nessuna parata, nessun sembiante. Alors ça lui va pas trop cette flirt là avec ces garçons. Insomma non le sta molto bene questo flirt con questo ragazzo. Donc elle a l'impression de tromper son ex ami, ça va trop vite. E ha l'impressione di ingannare il suo ex ragazzo che va troppo veloce. Finalement elle ne se sent pas à l'aise de s'intéresser déjà à un autre garçon, etc. Insomma, non si sente a suo agio nel vedere che si può interessare già a un altro. Lucia part in Italia per l'été, le pays de sa mère. Allora, Lucia va in Italia per l'estate perché è il paese di sua madre. Donc je reçois un coup de fil de là-bas au mois d'août. Allora, ricevo una telefonata da lì in agosto. Madame Pitavi, bonjour. Je vous appelle car je me sens prête pour arrêter les Subutex, donc son produit de substitution. Allora, signora Pitavi, buongiorno, la chiamo perché mi sento pronta per interrompere il Subutex, che era il suo prodotto sostitutivo. Pensez-vous que je peux l'arrêter? Lei pensa che io lo possa smettere? Alors que je suis très avvisée quant à la question du sevrage. Allora, siccome io sono molto cauta per quanto riguarda l'interruzione, insomma, lo svezzamento. Che il faut prudence avant d'engager un sevrage avec quelqu'un, avec un patient. E che bisogna essere molto prudenti prima di avviare uno svezzamento con un paziente. Je lui ai dit, ne quitte pas. Le dico, non lo lasci ancora. J'étais avec au téléphone avec elle. No, allora stia in linea, ero al telefono. Donc je me renseigne auprès des infirmiers présents. Allora chiedo agli infermieri presenti. Qui me disent, oh, pas de soucis. E mi dicono, ok, insomma non c'è da preoccuparsi. C'est-à-dire qu'ils vérifient les dosages. Cioè sono andati a verificare il dosaggio. Anche se è un tout petit dosage. Dunque è un dosaggio molto basso. Elle peut le faire, il aura 2-3 jours, elle ne va pas se sentir bien, mais ça ira. Allora può farlo, ci vorranno 2-3 giorni in cui non si sentirà bene, ma poi ce la fa. Donc je transmets l'information. Allora trasmetto l'informazione. Je lui pose la question de comment ça va. E chiedo, come va? Bien, je me sens bien. Bene, sto bene. Je me dis très naïvement que les conditions sont bonnes pour les sevrages.
E con grande ingenuità mi dico che ci sono le condizioni per lo svezzamento. Elle est chez ses parents, il fait beau, ça a l'air d'aller, je ne m'inquiète pas trop. Lei sta a casa, è bel tempo, tutto sembra andar bene, non mi preoccupo troppo. Début septembre, donc après les vacances. Hein. Dopo le vacanze, inizi settembre. J'ai un coup de fil de la mère. Donc ça ne va pas. Voilà que je reçois Lucia complètement délirante et hallucinée sous un mode erotomaniaque. Ricevo Lucia totalmente delirante e allucinante in una modalità erotomaniacale. Ça lui parle en italien. Sente voci in italiano, le parla in italiano. Elle entend la voix du garçon qu'elle a rencontré pendant ses vacances. Sente la voce del ragazzo che ha incontrato in vacanza. Je suis tombée sous le charme de Giacomo. Sono caduta affascinata sotto lo charme di Giacomo. Donc elle me raconte alors qu'elle était allée retrouver un groupe de jeunes à la plage. E mi racconta allora che era andata a trovare un gruppo di giovani in spiaggia. Qui les fumaient de l'herbe. Fumavano dell'erba. Et ce jour-là, elle a fait connaissance avec Giacomo. E quel giorno ha conosciuto Giacomo. Il était très beau, elle tombe sous le charme. È bellissimo, ne rimane affascinata. Puis elle associe vite en me disant qu'au retour de la plage, elle est littéralement tombée dans les escaliers. Allora, poi associa e mi dice che di ritorno dalla spiaggia è letteralmente caduta sulle scale. Tout se met à faire signe, sens. Tutto si mette a fare segno, senso. Le lendemain, elle croit vivre un retour d'acide. Il giorno dopo crede di vivere un ritorno d'acido. Perché? Perché? Qu'est-ce que tu entends pour perché? Perché, c'est quand on est des, comme si on restait en haut, quoi. Je veux dire, déconnecté, mais high, quoi. Come su una pertica. Oui. Persuadée que les groupes de jeunes de la veille s'y moquent d'elle. Convinta che i giovani del giorno prima si facciano gioco di lei. Qu'ils ont fait une mauvaise blague. Qu'ils ont fait un cattivo scherzo. Qu'ils ont mis un acide dans sa bière. Qu'ils ont versato acido nella birra. Donc il s'avère que les soi-disant retour d'acide. Et si rivela che il cosiddetto ritorno d'acido. Était son entrée dans la psychose. Era il suo ingresso nella psicosi. Si jamais ne se cas. Se porto questo caso, c'est que cette jeune femme ne cesse d'interroger qu'est-ce qu'elle est pour ses parents. È che questa giovane in continuazione si chiede che cos'è per i suoi genitori. Qu'est-ce qu'elle est pour un garçon? Che cos'è per un ragazzo? Che vuoi? Che vuoi? Qu'est-ce que l'autre veut d'elle? Cosa l'altro vuole da lei? Les réponses ne lui viennent que sous un mode direct. Le risposte le vengono solo in modalità diretta. Elle est la blague de l'autre. Lei è oggetto dello scherzo dell'altro. L'objet de moquerie. È la presa in giro. E plus exactement, l'objet sexuel. Più precisamente, l'oggetto sessuale. Depuis qu'elle a décompensé. Dopo che si è scompensata. Il a chez elle un soupçon d'inceste. In lei si fa strada un sospetto di incesto. Son grand-père aurait abusé d'elle. Suo nonno avrebbe abusato di lei. Alors le médecin lui a proposé une faible dose de risperdal. Allora il medico le propone una dose bassa di risperdal. Donc un antipsicotique, elle ressent les bienfaits du traitement. Allora, risente il beneficio del trattamento. La voix de Giacomo la laisse tranquille. La voce di Giacomo la lascia in pace. La pensée si calme du côté des signes ou du manque des signes d'amour de l'autre. Il pensiero si calma dal lato dei segni o della mancanza di segni dell'amore dell'altro. Mais elle a lu la notice antipsicotique. Legge sul bugiardino antipsicotico. Et voilà, ça la trouble.
ed ecco che questo la turba. Elle avait continué de fumer de l'herbe. Vuole continuare a fumare erba. Et elle ne sait pas si c'est compatible l'antipsicotique et le cannabis. E si chiede se la cannabis sia compatibile con l'antipsicotico. Ça lui va mieux ça, alors, dans les doutes. Nel dubbio. Elle a choisi son camp. Sceglie il campo. Ça lui va mieux sa toxicomanie. Le sta meglio la tossicomania. La transgression. La trasgressione. La delinquance. Delinquenza. Lucia fait la résistance. Fa resistenza. J'ai envie de dire qu'amener un sujet psychotique, toxicomane, vers les soins psychiatriques. Voglio dire che portare un soggetto psicotico, tossicomane, verso le cure psichiatriche. C'est tout un art. È tutta un'arte. Il faut du tact et du temps. Ci vogliono tatto e tempo. In année passée, tant bien que mal, ça si stabilise. Un anno passa, si stabilizza nel bene e nel male. Donc, je la reçois deux fois avec sa mère, je me dis que ça va mieux. La ricevo due volte con la madre, mi dico che va meglio. Et voilà, nous sommes à nouveau l'été. Et elle a nouveau hâte de repartir en Italie, retrouver Giacomo. Ed ecco che insomma di nuovo arriva l'estate e lei di nuovo ha fretta e urgenza di riandare in Italia per trovare Giacomo. Avec qui, je vous rappelle, elle n'a aucun contact. Con cui, ricordo, non ha nessun contatto. Et avec qui elle n'a eu qu'un vague bonjour l'été précédent à la plage. E con cui si è a stento salutata l'estate precedente in spiaggia. Donc une fois sur place, donc elle apprend par une fille du village. Una volta giunta sul posto, viene a sapere da una ragazza del posto che Giacomo è innamorato. Che Giacomo ha una ragazza. Il là, ça repart de plus belle. E lì riparte alla grande. Donc très persécuté vis-à-vis de ses parents. Questo forte senso di essere perseguitata dai genitori. Qui, selon elle, lui vuole du mal. Che secondo lei vogliono farle del male. Donc elle l'empêche de vivre sa vie. Impedendole di vivere la sua vita. Elle s'immunit alors de trois couteaux. E allora si procura tre coltelli. Donc un sous son oreiller, deux dans la poche. Uno sotto il cuscino, due in tasca. Donc ça répare un menace et un passage à l'acte. E quindi di nuovo il via a minacce, passaggio all'atto. Donc tout cela si finit par une piqûre d'aldol, une hospitalisation. Quindi tutto questo finisce con un ricovero e un'iniezione di aldol. Récemment j'ai eu sa mère qui est persuadée que sa fille arrête, que si sa fille arrête le cannabis, tout rentrerait dans l'ordre. Allora, recentemente mi sono sentita con la madre che è convinta che se la figlia smette di assumere cannabis tutto rientrerà nella normalità. Vous voyez, tout cela, c'est la faute toxique. Quindi che tutto questo è colpa del tossico. C'est sûr que nous ne pouvons pas mettre de côté que les toxiques peuvent potentialiser les symptômes psychotiques, voire même les déclencher. È sicuro che noi non è che possiamo trascurare il fatto che queste sostanze tossiche possono potenziare i sintomi psicotici o addirittura scatenarli. Ma vous voyez la difficulté toxicomanie e psicose? Ecco, insomma, vedete la difficoltà tossicomania e psicosi. Sevrage e transfert, voilà un autre cocktail d'enfer. Svezzamento e transfert, ecco un altro cocktail infernale. On n'est jamais trop prudent et nous ne savons pas ce que ça va faire de réveiller là la langue chez quelqu'un. Non si è mai abbastanza prudenti e non sappiamo ciò che succede quando si risveglia la lingua in qualcuno. Notamment chez quelqu'un qui si drogue. Soprattutto se questo qualcuno si droga. On connaît les déplacements, la drogue à la place du langage. Sappiamo questi
spostamenti, queste sostituzioni, la droga al posto del linguaggio. Alors qu'il n'y a plus la drogue, il n'y a plus de drogue. E quando non c'è più droga, c'est la structure du langage qui se met à parler. È la struttura del linguaggio che si mette a parlare. Disons que nous ne sommes pas à l'abri de faire monter en surface certaines psychoses. Diciamo che non siamo pas à l'abri, non siamo rifatti dal fatto che possono salire in superficie certe psicosi. Donc il y a toujours un risque quand on demande à quelqu'un de venir parler. C'è sempre un rischio quando si chiede a qualcuno di venire a parlare. Les transferts déclenchent aussi. Perché anche il transfert può scatenare. Tutto autant che la droga. Pari della droga. Marcel Chermak ha cette formule. Marcel Chermak ha questa formula. Che le psicotiche ne résistent pas au transfert. Lo psicotico non resiste al transfert. C'est vrai qu'il est vite appelé. È vero che velocemente è provocato, richiamato. Puis, qu'est-ce qu'on fait de ça? Che cosa ne facciamo però di questo? Questione etica, tecnica. Questione etica, tecnica. Pour Luce, est-ce le transfert, l'effet de réveiller la langue, est-ce le sevrage? Per Lucia si tratta del transfert, del fatto di risvegliare la lingua, si tratta del svezzamento. C'est-à-dire che sans la drogue, elle n'avait plus moyen de tamponner l'autre. Come a dire che senza droga non aveva più modo di tenere a bada, di tamponare l'altro? Voilà, nous sommes ici dans cette interface entre clinique différentielle et toxicomanie. Ecco, siamo in questa interfaccia fra la clinica differenziale e la tossicomania. Addizione e psichiatria. Où certains sujets ne si tiennent par un fil. In cui certi soggetti si tengono per un filo. Qu'on n'est pas tombé dans la psychiatrie classique. Per non cadere nella psichiatria classica. Cela est à mon sens à prendre en compte dans nos suivis. E questo per me va tenuto conto nei nostri trattamenti. Et on voit bien que cette jeune femme s'oriente là vers cette psychiatrie. E vediamo bene che questa giovane donna si orienta verso questa psichiatria. Les risques de passage à l'acte deviennent importants et dangereux. I rischi di passaggio all'atto diventano importanti e pericolosi. Mais ça résiste encore. Ma resiste ancora. Alors, comment respecter le temps du sujet qui si réalise? Allora, come rispettare il tempo del soggetto che si realizza? E che si realizza psicotico, in questo caso di figura. E in questo caso il soggetto psicotico. Il temps social, le temps médical. Il tempo sociale, il tempo medico. Ce sont des questions assez difficiles d'y répondre. Sono questioni molto difficili per rispondere. Mm. Est-ce que je peux aller me faire un petit café? Ouais, ouais. Non, deux secondes, hein? Cristiana? Sì, Yance. Purtroppo però tra 10 minuti vi devo lasciare, quindi dovrai subentrare tu, perché io ho problemi di assistenza qua. Sì, Tatiana si sta allontanando, mi sembra, sta andando a prendere un caffè. D'accordo. Mi dispiace molto. Qualcuno registra questa cosa per caso? Sì, sì, certo. Andrà come sempre su YouTube, non ti preoccupare. Perché vorrei. Allora, parmi le femmes toxicomanes e psicotiche che je rencontre, je dirais qu'il y a des degrés. Qu'il y a celles qui sont. Ah, excusez-moi. Oui. Dunque, tra le donne tossicomani e psicotiche che io ho incontrato, direi che ci sono dei gradi. Donc, il y a celles qui sont ou qui ont été à peu près stabilisées par leur toxicomanie. Dunque, che ci sono quelle che sono o che sono state un po' stabilizzate dalla loro tossicomania. Même s'il y a des phases de décompensation. Anche se ci sono fasi di scompensazione, come se le cade Lucia, come nel caso di Lucia. Dans cette conjoncture, je dirais qu'elle trouve une possibilité d'être autre
avec les toxiques. Allora, in questa congiuntura, io direi che lei trova una possibilità di essere altra con i tossici. Altra. Autre che folle. Diremmo altra che folle, altrimenti che folle. Puis il y a celle qui ne trouve pas de stabilisation avec les toxiques. E poi ci sono quelle che non si stabilizzano con le sostanze tossiche. Perché, au contraire, ça va être inflammé in furie. Allora, per le quali, al contrario, questo è semplicemente inflammé, non lo so, forse una fiammata, una sì. Furia. Una furia. Le choix du produit compte ici. Cristiana, faccio io? Miriam, sì. Ok, allora, in questo caso la scelta del prodotto conta. Car c'est sous crack qu'elle avance se déchaîner, si dégrader. Perché è con il crack che loro si déchaîner, si scateneranno, credo, si degraderanno. Les passages à l'acte sont de toutes sortes. I passaggi all'atto sono di ogni tipo. Prostituzione, violenza, defenestrazione, tentative de suicide, tentativi di suicidio, mais les plus graves parmi ceux-ci, ma i più gravi tra questi, ce sont les grossesses de ces femmes, sono le gravidanze di queste donne, donc délirantes dans la prostitution. In delirio, nella prostituzione, dans la rue, dans les cracks, per strada, nel crack, et enceinte, e incinte. La précarité, la promiscuité est énorme. La precarietà, la promiscuità è enorme. Elle refuse donc tout suivi psichiatrique et gynécologique. Rifiutano di essere seguite dal punto di vista psichiatrico e ginecologico ad ogni modo. Le déni de grossesse peut aller parfois jusqu'à la fin même de la grossesse. La negazione della gravidanza può spingersi fino alla fine della stessa gravidanza. C'est un fait clinique assez costaud. È un fatto clinico piuttosto forte. Très souvent, il n'y a que les équipes mobiles qui ont accès à ces femmes. Molto spesso sono solo le équipes mobili che possono avere accesso a queste donne. Et qui font ce qu'ils peuvent d'ailleurs. E che d'altronde fanno ciò che possono. Comme nous savons, jusqu'à les retrouver dans les squats. Come sappiamo, fino a ritrovarle negli squat. Au moment de l'accouchement. Nel momento in cui stanno partorendo. Ce qu'on peut dire, c'est que ces femmes-là. Ciò che possiamo dire è che queste donne ne si laissent que très rarement approcher. Non si fanno avvicinare che molto raramente. Elles sont très imprévisibles. Sono molto imprevedibili. Souvent violentes. Spesso violente. On ne sait pas par quel miracle. Non sappiamo per quale miracolo. Les grossesses arrivent à terme. Le gravidanze arrivano a termine. Et qu'en plus de ça, les bébés de ces femmes. E che oltre a ciò, i bébé di queste donne. Ne sont pas toujours engagés dans le pronostic vital. Non sono sempre engagés, coinvolti nel loro pronostico vitale. Je ne saurais pas comment traiter cette question. Non saprei come trattare questa questione. Si ce n'est déjà que d'un point de vue théorique. Se non da un punto di vista teorico. Je trouve là un impossible. Trovo qui un impossibile. Une sauvagerie. Una selvaggeria. Qui m'échappe. Che mi sfugge. J'avoue que c'est le seul fait clinique. Confesso che è il solo fatto clinico. Avec lequel je n'arrive pas à travailler. Con il quale non riesco a lavorare. Il y a un réel là-dedans que je ne peux pas accueillir. Lì c'è un reale, lì dentro c'è un reale che io non posso accogliere.
Il se peut que ma résistance soit une réponse à ceci. È possibile che la mia resistenza sia una risposta a questo. Qu'il n'y a aucune prise possible au transfert chez ces femmes. Che con queste donne non c'è alcuna possibilità di transfert. Mm-hmm. Et quand je m'avance dans une rencontre clinique, e che quando io mi inoltro in un incontro clinico, c'est que quelque part j'ai besoin d'y croire. Da qualche parte ho bisogno di credere, crederci. Mm. Et qu'avec ces femmes, ce n'est pas le cas. E con queste donne non è così, non è possibile. Donc les craqueuses enceintes, hein, c'est très particulier comme comme clinique. Dunque, le donne che si fanno di crack incinte è un caso molto particolare dal punto di vista clinico. Voilà, toxicomanie féminine, folie féminine, le forme. Oui. Tossicomanie femminili, follie femminili. Le forme che cela peut prendre sont sans doute plurielles. Le forme che questo può prendere sono probabilmente pluriali. En matière de femmes, c'est toujours une par une. In materia di donna abbiamo sempre di fronte l'una per una. La question d'une spécificité féminine, la toxicomanie, reste encore ouverte. La questione di una specificità femminile della tossicomania resta ancora aperta. Ce dont je peux témoigner dans ma pratique avec les femmes toxicomanes, psychotiques ou pas. Ciò di cui posso testimoniare nella mia pratica con le donne tossicomani, psicotiche o no. C'est que la forme qui cela va prendre est radicalement liée à la psicopatologie du départ. È che la forma che questo prenderà è radicalmente legata alla psicopatologia di partenza. Plutôt qu'à une problématique du genre. Piuttosto che a una problematica di genere. Quel rapport une femme entretient avec son corps? Quale rapporto intrattiene una donna con il proprio corpo? A son corps et à sa jouissance de femme. Con il proprio corpo e con il proprio godimento di donna? Oh, se nous avons fait un tour du côté des femmes psychotiques. Ora, se abbiamo parlato un po' delle donne psicotiche. Comment cela se présente chez les névrotiques, notamment chez les hystériques? Come si presenta questo nelle donne nevrotiche e in particolare nelle isteriche? C'est connu que de nos jours, les femmes. È noto che ai nostri giorni le donne. Sont de plus en plus à revendiquer ce que Freud appelait les refus des féminités. Rivendicano sempre più ciò che Freud chiamava il rifiuto della femminilità. Comme s'il fallait s'y battre contre ces fantasmes soi-disant de passivité. Come se bisognasse battersi contro quel fantasma cosiddetto di passività. Chez les hystériques, on connaît cela sous le nom du penis Knight. Nelle isteriche lo conosciamo ciò sotto il nome di penis Knight. De l'envie jalouse du pénis. Dell'invidia gelosa del pene. Rappelons qu'il est refus des féminités chez Freud. Ricordiamo che il rifiuto di femminilità in Freud. Et ce contre quoi l'homme va aussi s'y battre. È anche ciò contro cui anche l'uomo si batte. Donc si défendre contre la peur d'être féminisé par les pères. Dunque si difende contro la paura di essere dalla paura di essere femminilizzato dal padre. Toujours cette peur, cette crainte de se retrouver réduit à être l'objet de l'autre. Sempre questa paura, questo timore di ritrovarsi ridotto a essere l'oggetto dell'altro. L'autre parental, même si Freud distingue et incarne l'autre parental, on y va. L'altro parentale. Même si Freud distingue et incarne ces deux fantasmes dans la figure du père. Anche se Freud distingue e incarna questi due fantasmi nella figura del padre. Donc il fantasme de séduction pour la fille. Fantasma di seduzione per la figlia. Et celui de se faire sodomiser pour les garçons. E quello di farsi sodomizzare per il ragazzo.
Donc fantasme fondamental. Fantasma fondamentale. Inconscient. Incosciente. Traduit par cette phrase. Tradotto da questa frase. Un enfant est battu. Un bambino è battuto. Donc crainte et fantasme. Paura e fantasma. Peur et désir. Timore e desiderio. Sont ici quasiment indissociables. Sono qui quasi del tutto indissociabili. A partir de là, toute la question. A partire da qui, tutta la questione. O tutte erotiche pour une femme. Ogni erotica per una donna. Va être de comment accéder à son corps de femme. Sarà come accedere al proprio corpo di donna. À sa jouissance autre. Al proprio godimento altro. Sans pour autant vivre cela comme une passivité. Senza tuttavia vivere tutto ciò come una passività. Comme une soumission à l'égard de la jouissance phallique. Come una sottomissione verso il godimento fallico. À l'égard de la jouissance mâle. Verso la jouissance mâle in italiano. Godimento maschile. Ah, godimento okay. Maschile. Ok, ok. Verso il godimento maschile, pensavo fosse un gioco di parole, scusate. No, che allegage per. Verso il padre. Question brûlante de notre actualité. Questione bruciante nella nostra attualità. Jusqu'à où va ce refus de féminité chez une femme? Fino a che punto va questo rifiuto della femminilità in una donna? Parfois, il va jusqu'à ne plus pouvoir jouir de son propre corps. A volte si spinge fino a non poter più godere del proprio corpo. On suit cela dans les rues. Lo vediamo nelle strade. Dalle manifestazioni femministe. Nelle manifestazioni femministe. Des corps de femmes devenus un étendard. Dei corpi di donne divenuti degli stendardi. Une surface nue avec des écritures en noir. Una superficie nuda con delle scritture in nero. Et stop à la pandémie patriarcale. Basta alla pandemia patriarcale. Les pères, c'est un virus à éliminer. Il padre è un virus da eliminare. Des corps érotiques au corps politique. Dai corpi erotici al corpo politico. Faire corps contre le père. Fare corpo contro il padre. Qu'est-ce qui c'est de faire de son corps un drapeau? Che cosa significa fare del proprio corpo un vessillo? Un symbole. Un simbolo. Alors cela mi fait curieusement associer à un symptôme que je retrouve en clinique. Questo mi fa venire curiosamente un'associazione con un sintomo che ritrovo nella clinica. Et vous allez voir que ce n'est pas un rapport. E vedrete che non è senza rapporto. C'est-à-dire que je reçois de plus en plus des cas de vaginite chez les jeunes femmes. Ossia, sarebbe a dire che ricevo sempre più spesso dei casi di vaginite nelle giovani donne. De quoi cela est-il le nom? Di che cosa è il nome questo? Pourquoi ça ne rentre pas? Perché non entra? Impenetrable. Impenetrabile. Or, le fantasme fondamental, un enfant est battu. Ora, il fantasma fondamentale, un bambino è battuto. Féminise tout type de sujet. Femminizza ogni tipo di soggetto. Soit un homme ou une femme. Sia che si sia uomini che donne. Car il s'agit toujours de se faire cet objet petit a pour l'autre. Perché si tratta sempre di farsi questo oggetto piccolo a per l'altro. Freud met cela comme un fait de structure. Freud ne fa un tratto di struttura. Ciò che è problematique. Ciò che rende problematico. De vouloir traiter un fait de structure. Di voler trattare un fatto di struttura. Pas une réponse idéologique. Con una risposta ideologica. Après tout, chacun fait comme il veut. Dopotutto, ciascuno fa come vuole. Mais cela n'est pas sans conséquence sur le corps lui-même. Ma questo non è privo di conseguenze sullo stesso corpo, sul corpo stesso. Impenetrable. Impenetrabile.
Si je reviens sur ces questions, si ritorno su queste questioni, ce que nous avons ici une impasse, è che qui siamo di fronte a un impasse, cela concerne certaines femmes toxicomanes, che riguarda alcune donne tossicomani. Car il n'est pas rare que la drogue, perché non è raro che la droga vienne s'immiscer su ce terrain, entri in questo terreno. Voilà que certaines femmes toxicomanes, ecco quindi che alcune donne tossicomani vont contester la norme mâle, contestano la norma maschile, quitte à s'y mettre mal, pronte a... un peu de jeu de mots, mais oui. Votre mâle maschile, oui. Pronte a, beh, qui è un gioco di parole, pronte a... a mettersi male, a mettersi maschio. Je comprends pas le jeu de mots. Jeu de mots. Oui, on c'est pas de mettre mal, c'est de mettre à mal. Mais Emma, elle, hein? Ouais. Mais cela ne veut pas dire qu'elles veulent rompre avec les petits pipis. Ma ciò non vuol dire che vogliono rompere con il piccolo pipì. Rappelons que ce que dit Lacan. Ricordiamoci ciò che dice Lacan. La droga è ciò che permette di rompere i mariage avec les petits pipis. La droga è ciò che permette di rompere il matrimonio con il piccolo pipì. Autrement dit, avec les phallus. Hein? Altrimenti detto con il fallo. Avec la norme phallique. Mais justement, quel petit pipi, vu qu'elles ne l'ont pas? Ma giustamente, quale piccolo pipì, dato che non ce l'hanno? N'oublions pas que la toxicomanie est une clinique remplie de paradoxes. Non dimentichiamoci che la tossicomania è una clinica piena di paradossi. L'effet qu'il peut y avoir une pente phallique chez les femmes toxicomanes. Il fatto che possa esserci una tendenza fallica nelle donne tossicomani. C'est clair qu'à cet endroit-là, il y a une voix plus affirmée, plus transgressive. È chiaro che qui c'è una via più affermata, più trasgressiva. On a l'impression parfois que la règle des comptes. Allora, a volte si ha l'impressione che loro stiano regolando dei conti. Qu'elles sont dans la vengeance. Che stiano nel registro della vendetta. A chi le fallus? Dunque, a chi appartiene il fallo? Sa virilise per certaine. Nel caso di alcune, le virilizza. Il y a quelques années, j'avais reçu une femme de 30 ans. Alcuni anni fa avevo ricevuto una donna di 30 anni. Che all'epoca était troublée par un souvenir d'enfance. Che all'epoca era inquietata da un ricordo d'infanzia. Qui avait fait surface lors d'un entretien, che era emerso durante una seduta. À l'âge de 12 ans, elle avait subi des attouchements sexuels de la part de son oncle. Quando aveva 12 anni, aveva subito delle molestie sessuali da parte dello zio. Cela faisait déjà des années qu'elle fumait quotidiennement du cannabis. Erano già tanti anni che fumava quotidianamente della cannabis. Qu'elle était très malheureuse dans sa vie affective et sexuelle. Et qu'elle était très infelice nella propria vita affettiva e sessuale. Mariée depuis 2 ans avec un musulman. Sposata da 2 anni con un musulmano. Alors qu'elle était athée et droguée. Mentre lei era atea e drogata. Quand ses souvenirs lui sont revenus. Quando le è emerso questo ricordo. Elle a conclu que c'était pour ça qu'elle a fumé depuis si longtemps. Ha concluso che era a partire da quell'episodio che fumava da così tanto tempo. Et que c'était pour ça qu'elle avait choisi un mari avec qui elle ne partageait rien. E che era per questo che aveva scelto un marito con cui non condivideva nulla. Les mariages c'était une façade pour faire comme tout le monde, disait-elle. Il matrimonio è una facciata per fare come tutti, diceva lei. Car son discours était autre. Perché il suo discorso era altro.
Je vois bien que j'ai un problème avec ma féminité. Vedo bene che ho un problema con la mia femminilità. Je ne veux pas m'abaisser. Non voglio abbassarmi. Un amour. In amore. Je ne supporte pas d'être dominée. Non sopporto di essere dominata. Je suis une féministe. Sono una femminista. Je suis pour l'égalité, la parité. Sono per l'uguaglianza, la parità. Je ne veux pas fonctionner dans la norme. Non voglio funzionare nella norma. Mais quand j'aime, c'est dans la passion. Ma quando amo è nella passione. J'ai vite l'impression que je n'existe plus. Ho presto l'impressione che non di non esistere più. Que je dois m'adapter à l'autre. Che devo adattarmi all'altro. Alors ça ne me va pas. E questo non mi va bene. Ça ne colle pas avec mes principes. Non va d'accordo con i miei principi. Je suis à me dire que je suis mieux seule. E mi dico che sto meglio da sola. Même si c'est très douloureux parfois. Anche se a volte è molto doloroso. Mais là aussi, anche qui, on peut dire qu'elle a choisi son camp. Si può dire che lei ha scelto il proprio campo. La norme ou la transgression? La norma o la trasgressione? Il mariage ou la liberté? Il matrimonio o la libertà? Mais c'est plus complexe que ça. Ma è più complesso di così. Car le cannabis viendrait expliquer cet abus vécu dans l'enfance. Perché la cannabis verrebbe a spiegare questo abuso subito nell'infanzia. E tout ce qui ne va pas depuis. E tutto ciò che da quell'episodio non è più andato bene. Mais il vient surtout la mettre en suspens. Ma soprattutto la mette in sospeso, la lascia sospesa. Face au fantasme de soumission qu'elle éprouve. Di fronte al fantasma di sottomissione che prova. Une fois amoureuse. Quando si innamora. Quand j'aime, c'est dans la passion. Je vis l'impression que je n'existe plus. Quando amo è nella passione, ho subito l'impressione di non esistere più. E là aussi, là où il y a un élément de structure propre au désir. E qui, anche qui, c'è un elemento di struttura proprio al desiderio. E au fantasme. E al fantasma. Cela est vécu comme ne pouvant pas avoir lieu. Questo è vissuto come qualcosa che non può aver luogo. Car ça va all'incontro de ses principes féministes. Perché non va d'accordo, va contro i suoi principi femministi. Donc, l'amour passion. Dunque, l'amore passione. È un luogo impossibile. Come luogo impossibile. Bene. Je vais voyager, peut-être fuir, mais pour évoluer. Voglio viaggiare, forse fuggire, ma per evolvere. Quand je change de pays, d'endroit, je peux enfin être autre. Quando cambio paese, luogo, posso infine, finalmente, essere altra. Je peux corriger les choses que je n'aime pas chez moi. Posso correggere le cose che non amo di me. Et partir de zéro, en quelque sorte. In qualche modo ripartire da zero. Personne ne me connaît. Nessuno mi conosce. Je peux être ce que je veux. Posso essere ciò che voglio. Être autre ailleurs. Essere altra altrove. Cette femme n'a jamais connu des périodes de sevrage. Questa donna non ha mai conosciuto dei periodi di sevrage, svezzamento. Où elle aurait pu se passer du cannabis. Dove avrebbe potuto liberarsi, fare a meno della cannabis. Jamais essayé d'être autre sans cannabis. Non ha mai provato a essere altra senza la cannabis. N'importe où elle va, parce qu'elle voyage beaucoup. Ovunque va, perché viaggia molto. Sa toxicomanie est là. C'è sempre la sua tossicomania. Son seul point fixe. Il suo punto fermo. Un garde-fou. Un garde-fou. Je ne sais pas, garde-fou. Una barriera. Ah, sì. Guarda, okay. Matti. Mm-hmm. Sì. La sua, sì. Okay. L'ultima barriera. L'ultima barriera. C'est toujours intéressant de repérer à quel moment et à quel endroit une toxicomanie vient s'y greffer, s'y coller.
È sempre interessante reperire il momento e il luogo in cui una tossicomania viene a secolle. Di greffe, come in greffe. Oui, je ne sais pas. Oui. Viene a impiantarsi? Sì. Ok. Ce n'est jamais anodin et très souvent, voire même à coup sûr, cela vient s'articuler à une forme traumatique de deuil. Non è mai anodino e molto spesso, anche a colpo sicuro, si articola con una forma traumatica del lutto. D'abus sexuel. Di lutto, di abuso sessuale. Maladie. Di malattia. Di separazione. Di solitudine. Récemment, une femme mi parlait de ces séparations impossibles. Recentemente una donna mi ha parlato delle separazioni impossibili. La séparation violente de ses parents quand elle était toute petite. La separazione violenta dei suoi genitori quando lei era piccolina. Le décès d'un frère mort très jeune d'un accident de voiture. Il decesso di un fratello morto molto giovane in un incidente di macchina. Un deuil impossible, là aussi. Un dolore impossibile, un lutto impossibile. Une nuit infernale qu'elle traverse depuis 4 ans car sa petite fille ne veut pas dormir. Le notte infernali che passa da 4 anni perché la sua bambina non vuole dormire. Il bebè non vuole separarsi dalla madre o la madre dal bebè. È un zombie depuis qu'elle est mère. E mi racconta che è divenuta una zombie da quando è madre. Separation impossible à entendre comme sevrage impossible. Separazioni impossibili da intendersi come svezzamenti impossibili. Politoxicomane, elle a déjà presque tout arrêté. Politossicomane, ha già smesso quasi tutto. Il reste ancora l'alcol e la sigaretta. Restano ancora l'alcol e le sigarette. È impossibile de m'imaginer sans. È impossibile immaginarmi senza. Complexe de sevrage, sevrage complexe, là aussi. Complesso di svezzamento, svezzamenti complessi. La question de la névrose est posée. Così si è posta la questione della nevrosi. Est-ce qu'un sujet névrotique a même de pouvoir si sevrer, si séparer? Forse un soggetto nevrotico. È possibile che un soggetto nevrotico si possa svezzare, separare? C'est très courant qu'il reste accroché à des toutes petites doses. È molto frequente che restino attaccati a delle dosi molto piccole. Sans jamais pouvoir lâcher. Senza poter smettere mai. On avait vu cela différemment avec Lucia, pour qui le sevrage a été certes possible. Avevamo visto questo in modo un po' differente con Lucia, per la quale lo svezzamento è stato certamente possibile. È absolument radicale. Ma assolutamente radicale. Car il est venu la plonger réellement dans l'impossible de la structure. Perché è venuto a farla sprofondare realmente nell'impossibile della struttura. On voit déjà ces déplacements, on voit cette difficulté dans les éjections d'une forme générale. Vediamo questo déplacement, questo spostamento, ossia questa difficoltà nelle addizioni in forma generale. C'est-à-dire les sentiments de la privation à la place de la castration. Ossia il sentimento della privazione al posto della castrazione. Comme si l'objet avait du mal à tomber sous les coups de la symbolisation. Come se l'oggetto facesse fatica a cadere sotto il colpo della simbolizzazione. Je suis presque fini. Mais il y a une autre femme qui m'a beaucoup touchée. C'è un'altra donna che mi ha molto toccato. Très étonnante. Molto sorprendente. Con tutt'altra problematica. Con tutt'altra problematica. La dernière fille d'une fratrie de quatre. L'ultima figlia di quattro fratelli.
tombée dans l'héroïne quand elle a su qu'elle avait le VIH. Finita nell'eroina quando ha saputo che aveva l'HIV, l'AIDS. Elle a été contaminée au Sénégal suite à une transfusion sanguine pendant une hystérectomie. Era stata infettata in Senegal in seguito a una trasfusione sanguigna di sangue durante un'isterectomia. Donc suite à un accouchement, hein, cette hystérectomie. E l'isterectomia è seguita a un parto. Au Sénégal, la dernière fille. In Senegal, l'ultima figlia. È la fille de la mère. È la figlia della madre. Mi dit elle. Mi dice. Cette femme est à elle, toute seule. Questa figlia è tutta della madre. Est à elle toute seule un musée de la santé. Ah. C'est-à-dire cette femme est à elle toute seule. Cioè, praticamente è una sorta di museo della salute, cioè a tutti i tipi di malattie, possiamo dire. Ok, eccolo qua, sì. Des maladies graves et parfois incurables. Des malattie gravi e a volte incurabili. Alors, le VIH. HIV. Diabète. Diabete. Catarate, flébite. Cancro, cataratta, flébite. Sciatica. Toujours entre la vie et la mort. Sempre tra la vita e la morte. Elle me dit, le destin, la malchance. Lei mi dice il destino, la sfortuna. Mon corps ne travaille que les maladies. Il mio corpo non lavora che le malattie. Il ne fait que prendre. Non fa che prendere. Il fa connaître des noms que je n'avais jamais entendu. Mi fa conoscere dei nomi che non avevo mai sentito prima. Le ventricule, glaucome. Ventricoli, glaucoma. E là, elle s'amuse des mots, elle rit. E lì lei si diverte con queste parole, ride. Come se avesse trovato là dei significati nuovi. Come se avesse trovato qui dei significanti nuovi. La langue. La langue. Che godimento. Allora, qu'est-ce que c'est quando c'est le corps qui nomme? Allora, che cos'è quando è il corpo che nomina? Mon corps ne fait que prendre. Il mio corpo non fa che prendere. Il ne se débarrasse d'aucune de ces maladies. Non si libera di nessuna di queste malattie. Ça rajoute, une vient se rajouter dans l'autre. Hein? Sì, ogni malattia si aggiunge alla precedente. Oui. Elle reste la fille de la mère. Resta la figlia della madre. De la jouissance de l'autre. Del godimento dell'altro. Prise dans un corps martyr. Presa in un corpo martire. Absolument autre. Assolutamente altra. Réduite à son propre corps. Ridotta al suo proprio corpo. Alors, toxicomanie féminine. Allora, tossicomanie femminili? Je dirais plutôt toxicomanie chez les femmes. Direi piuttosto tossicomanie nelle donne. Ce que nous retrouvons, ce sont des femmes en panne de désir. Ciò che ritroviamo sono delle donne in panne nel desiderio. Il fantasma. Nel fantasma. Certaines révoltées. Alcune in rivolta. D'autres traumatisées. Altre traumatizzate. Sacrifiées. Sacrificate. Seule. Sole. D'autres amoureuses. Altre innamorate. Car cela arrive encore qu'une femme rentre dans une toxicomanie par la rencontre amoureuse. Perché capita ancora che una donna possa entrare nella tossicomania dopo un incontro amoroso. Iniziata par son nom ou par une femme quand il s'agit d'une homosexualité. Iniziata proprio dall'uomo o dalla donna se si tratta di omosessualità. Mais elles n'ont plus besoin de ça pour entrer dans une toxicomanie. Hein? Ma non hanno bisogno di ciò per entrare in una tossicomania. Je ne vous ai pas évoqué, mais j'aurais pu vous parler aussi des anciennes anorexies qui glissent vers une toxicomanie. Non vi ho ancora evocato, ma vi avrei anche potuto parlare delle ex anoressiche che scivolano nella tossicomania.
Là aussi, la rencontre amoureuse est un jeu. Anche qui è in gioco l'incontro d'amore. Car glisser dans une toxicomanie ou parfois dans l'alcoolisme. Perché scivolare nella tossicomania o a volte nell'alcolismo. C'est quand même venir donner consistance à un corps vide de substances. È comunque venire a dare consistenza a un corpo vuoto di sostanza. C'est supporter. Opérer, c'est rien qui est son objet de départ. È sopportare, operare questo nulla che è il proprio oggetto di partenza. A quelque chose, de départ, de opéra, c'est rien qui est son objet de départ, un objet qui ressemble à quelque chose. E di trasformarlo in un oggetto che sembra, che ricorda qualcosa. Incorporer dans les corps érotisés. Incorporare, dare corpo, erotizzare. Voyez-vous la complexité, l'intrication, les impasses? Vedete la complessità, gli intrighi, le impasse? Les drogues pour s'autoriser autre. Le droghe per autorizzarsi altro. Pour supporter être autre. Per sopportare di essere altro. Pour se faire autre. Per farsi altro. O bien la drogue pour empêcher tout cela. Oppure la droga per impedire tutto ciò. Pour maintenir ce refus de féminité. Per mantenere questo rifiuto di femminilità. Voilà, je crois que nous avons de la matière pour discuter. Excusez-moi. Ecco qui. Oui. Ecco qui, credo che abbiamo della materia per discutere. Scusatemi, ho parlato troppo. Allora, grazie Tatiana, hai ragione, perché veramente è molto molto ricco quello che ci hai offerto, Lila. Alors, tu as raison Tatiana, parce que c'est vraiment extrêmement riche ce que tu nous as offert ce matin, donc nous allons avoir beaucoup à discuter. Perché io dirò due parole e poi raccoglieremo le domande, però diciamo, intanto Tatiana ci ha ben fatto vedere come bisogna essere prudenti nella clinica della tossicomania. Alors je dirais deux mots d'abord avant de passer la parole. Tatiana nous a fait voir comme nous avons besoin d'être prudents quand nous parlons de toxicomanie. Dans notre clinique. Dans notre clinique, oui. Nella clinica, cioè di non affrettarsi troppo. In francese evidentemente si usa questa parola svezzamento, noi parliamo di disintossicazione. Alors, donc de ne pas se précipiter, on utilise cette expression pour dire le sevrage, sfatimento, on dit aussi... Disintossicazione. C'est anche in francese, désintoxication. Ok. Allora, dunque, perché comunque è un oggetto di cui viene fatto uso all'interno di una struttura e quindi bisogna, ha comunque, tra virgolette, una funzione e si tratta di capire che funzione ha all'interno di una struttura soggettiva prima di... Alors, parce que c'est un objet qui vient s'intégrer, qui vient au cœur d'une structure subjective. Donc, on a besoin de s'interroger sur quelle est cette fonction qu'il vient occuper à cet endroit-là. Ora, c'è un punto che mi ha molto interessata. È l'uso di questa parola sevrage, svezzamento. Alors, il y a un récit qui m'a beaucoup intéressée avec l'usage de ce mot, sevrage. Perché chiaramente è una parola che evoca un oggetto, è un oggetto orale. Parce que ça évoque clairement un objet particulier, che è l'objet orale, en l'occurrence. E ben presto Tatiana l'ha associato alla questione della separazione. Très vite Tatiana l'ha associé d'ailleurs à la séparation avec l'autre. E noi sappiamo che la separazione per Lacan è una delle due tappe attraverso cui si crea un soggetto. Abbiamo l'alienazione e la separazione.
Et nous savons bien avec Lacan que la séparation est l'une des deux étapes de constitution du sujet. Il y a la séparation et l'aliénation. Allora, e questa separazione si fa attraverso un oggetto, appunto, l'oggetto A. Ora, che oggetto... prego, dica. Cette séparation se fait à travers un objet, qui est l'objet petit a. E, mentre qui vediamo operare, vediamo in qualche modo operare un oggetto reale, questo oggetto droga, evidentemente... Che tipo di separazione è questa, fatta attraverso, può esserci anche in gioco una separazione dall'altro in qualche modo, un tentativo di creare attraverso questo oggetto, è un bordo possibile della droga, una separazione dall'altro. Alors ici c'est aussi un objet réel que nous voyons à l'œuvre avec cet objet drogue et de quelle manière il crée un bord avec l'autre, comment s'effectue la séparation avec l'autre. Più che un oggetto reale, un oggetto positivizzato, no? Cioè come se qualcosa non ha funzionato in quella separazione, potremmo dire, in quella separazione simbolica. Alors dans cette séparation symbolique, on pourrait dire qu'il s'agit même au-delà d'un objet réel, d'un objet qui vient pallier la séparation. Positivisé, un objet positivisé. Un objet positivé qui vient œuvrer là où l'objet n'a pas pu pratiquer la séparation. Oui, oui. Donc, il y a quelque chose de manqué au niveau symbolique qui fait retour d'une façon différente. Allora, ci sarebbero evidentemente tante altre osservazioni, ma si stanno prenotando moltissimo per tante domande, quindi io casomai ritornerò dopo a dire qualcosa e adesso vediamo allora nell'ordine di prenotazione. Chi può controllare? Sergio Paolo Rossi è il primo che voleva intervenire. Scusate, ma per prenotarsi si scrive in chat? Sì, puoi scrivere, sì. Bonsoir à tous, buongiorno a tutti. Je suis en écoutant ma collègue française Tatiana, merci pour tes cas, très intéressant. Grazie per i casi che sono molto interessanti. Je pense que ces cas peuvent démontrer que nous n'avons pas la loi phallique pour régler les désirs. Car c'est ma position, c'est plutôt que la toxico va créer en souplance des jouissances. Là où n'existe pas l'autre, le grand autre, il y a là une volonté de jouir avec le corps. Un attimo. Si traduce de il faut que un peu de traduction. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez répéter très doucement, s'il vous plaît? Oui. In italiano, in francese, oppure è uguale. Si può tradurre lei parla in italiano, vuole tradurre lei, d'accordo, altrimenti la traduciamo noi. Parlo in italiano, lei mi traduce. Eventualmente poi gli aggiusto un po' la traduzione. No, stavo pensando piuttosto che la tossicomania, poi ovviamente orientata nelle diverse strutture, sia una risposta alla domanda fondamentale freudiana, che poi Lacan ha voluto poi in qualche modo dire la sua, che cosa voglia una donna? Je pense que la toxicomanie, c'est la réponse fondamentale à la question qu'a posé Freud, qu'est-ce que veut une femme? È una risposta, non là, è una. Une réponse, peut-être. Non là, ma una. Perché appunto sappiamo che non c'è altro dell'altro e che non c'è alcun rapporto. Dunque una donna rimane il godere di corpo, quindi con delle supplenze. E la tossicomania potrebbe essere una supplenza al godimento. Dove l'altro non c'è, c'è il godimento del piccolo A. Nous savons qu'il n'y a pas d'autre de l'autre, qu'il n'y a pas de rapport, et donc la toxicomanie pourrait être cette réponse, cette jouissance supplée.
pour la femme. Dans certains cas, oui, je suis d'accord avec vous. Oui. Cioè, vale a dire un modo di godere, scusate. Esatto, esatto, non c'è soltanto il fallo, esatto, non c'è più il fallo che regola il godimento, ma c'è anche un altro, un'altra legge, che è il godimento che gira attorno all'oggetto piccolo A. La dottoressa Pittavi sa benissimo che nella topologia questa cosa qua può essere perlomeno tentata di scrivere. Non c'è soltanto il fallo, non c'è soltanto il padre. Si vede a tondere, il povero padre. Allora, scusate, già... Ce n'est plus dans ce cas le phallus qui règle la jouissance, et on le sait bien d'un point de vue topologique, l'objet petit a peut fonctionner de cette façon-là. Oui, c'est en ça que la drogue, elle apprend les propriétés beaucoup du manfi, du fétiche. Hein? Je veux dire, il y a cette positivation que Christiane a rappelée, c'est qu'elle peut prendre cette forme-là imaginairement réelle, hein? Elle peut occuper cette place. Allora, sta dicendo Tatiana che effettivamente la droga può occupare questo posto di un oggetto, diciamo, positivizzato, ma appunto che oggetto è un oggetto positivizzato? Non è, ça n'est pas l'objet petit A, c'est autre chose un objet positivisé. C'est comme un avatar de l'objet petit A, il peut fonctionner comme un avatar. Allora, può funzionare come una specie di, come possiamo dire, una controfigura del... Supplenza! È una... Esatto, il va a parlare della Toulouse, Lacan, dalla troisième, hein? Come se on peut trouver un esatto de l'objet petit A dans cet objet-là. Hein? On peut pas faire une correspondance, mais il y a quelque chose qui est opératoire. No, allora lei dice che non possiamo fare una, come dire, una corrispondenza, ma che c'è comunque qualcosa che opera, che diventa operativo e che donc ça va organiser une subjectivité quand même, oui. A partir de là. E che quindi a partire da qui si organizza una soggettività, a partire da questo punto. J'ai l'impression, pour ce que notre collègue nous a dit, cioè io ho l'impressione per quello che il collega ci ha detto, che il parlait d'une façon de jouir pour une femme, parlava di un modo di godere per una donna, tandis que Tatiana aussi nous a indiqué, par exemple, des expériences traumatiques, des expériences. Comme dire, je dirais traumatique pour les résumer, qui peut originer évidemment cette dépendance. Allora, quello che dicevo è che vedete, escono fuori dei bordi diversi, perché il nostro collega sta parlando in fondo di un modo attraverso cui la donna risponde alla domanda freudiana: come gode una donna, cosa vuole una donna, no? E visto che la donna non esiste, questo è un godimento attraverso cui una donna trova la sua dimensione femminile. Però Tatiana ci ha anche parlato dell'uso della droga legato a delle esperienze traumatiche, no? A delle separazioni difficili. Quindi, vedete, sono tutti bordi differenti. Cioè non c'è una matrice comune qui, ci sono bordi diversi che possiamo esplorare. Il y a des bords différents, on peut... aborder l'affaire du côté de l'objet, on peut l'aborder du côté phallique, il y a des bords tout à fait différents. Du côté de la jouissance autre, je veux dire, il y a quelque chose qui est circulaire là-dedans. Oui. Et à chaque fois, c'est par rapport à la structure qui est en jeu. Hein? Oui. C'est-à-dire que la jouissance impliquée, c'est toujours un rapport à la structure. Cioè, il tipo di godimento implicato è sempre il rapporto alla struttura. Un sujet qui est en question, là, oui. Bien sûr, perché Tatiana parlava appunto del godimento altro, ma Tatiana nous a parlé aussi d'une femme hystérique, revendicative, qui va utiliser la drogue pour dire je l'ai, le phallus. Oui. Ma ci sono anche altre possibilità di godimento, perché Tatiana ci parla di una donna che utilizza la droga, come dire, per dire sono uomo, ce l'ho anch'io. Quindi, come vedete, ci sono molti, molti bordi.
Quindi molte articolazioni del godimento legate alla struttura e poi a una interpretazione soggettiva della struttura, perché non è che è una struttura. Volevo dire un'ultima cosa, poi chiudo. Quello che è il punto fondamentale che volevo poter passare a Tatiana è che non c'è soltanto il padre, c'è anche una madre. E quindi ciò che sappiamo delle strutture, della struttura legata al godimento, può essere articolata bene anche alle versioni madre. Alors, Lina, ce que je voulais faire valoir auprès de Tatiana, c'est qu'il n'y avait pas seulement le père, il y avait aussi la mère, et que d'une certaine façon, il y avait quelque chose qu'on pouvait désigner comme la mère version, version de la mère. Oui, mais on voit bien que cette question, ces mots, ces vrages que Christiane est venue, que j'ai beaucoup insisté aussi, parce que c'est un très joli mot, je veux dire, les vrages, qui c'est ces moments, effectivement, je veux dire, où le bébé va décrocher du sein de la mère. Hein? C'est de cette demande d'amour, d'ailleurs, hein? Je veux dire, de cet objet oral, et qui va... Tatiana, je vais te traduire, s'il vous plaît. Oui. Alors, Tatiana sta dicendo che effettivamente, perché il collega, l'avete sentito, ha parlato in italiano, quindi, e Tatiana dice, ma io ho utilizzato questa parola, svezzamento, che è una parola... che appunto prende forma all'interno del rapporto di un bambino con la madre, no? Quindi è lì che c'è una perdita che deve prodursi all'interno di questo rapporto. Poi, ancora? E che c'è la difficoltà, on voit bien qu'il y a une fixation dans ce temps-là, hein, je veux dire, de cet rapport, je veux dire, on va dire, de l'oralité, de l'amour de l'autre, je veux dire, quelque chose qui n'est pas lâché là-dedans. Oui. Allora, lei sta dicendo, c'è qualcosa anche di collegato alla domanda d'amore verso l'altro, no? Perché in quel rapporto si gioca anche la questione di una prima domanda d'amore, di una dipendenza, potremmo dire, no? E quindi dice, c'è qualcosa lì, a quel livello, che continua a farsi sentire, ad insistere, no? Oui, il y a une fixation qui reste. Hein. Une fixation. D'où la difficulté de ces vrages. Hein, la difficulté de lo svezzamento. Oui. C'è qualcosa a cui non si rinuncia, diciamo. Oui. Non, qui ne se symbolise pas. C'est pour ça que c'est comme s'il met la privation à la place de la castration, là où il faut lâcher. Allora. Attendo, je dois traduire. Tatiana dice, evidentemente lì c'è qualcosa come di una fissazione, qualcosa che non si simbolizza. Quello che dicevamo prima, non, la separazione come processo simbolico non c'è, e infatti lei dice quello che si mette in campo è una privazione piuttosto, cioè come se si avesse a che fare con un oggetto reale. Écoutez, Tatiana, Melman, j'ai lu un texte de Melman où il dit que dans les femmes, il y a une prévalence de frustration et privation plus et que de castration. Donc, c'est une question féminine. Oui, la castration, on y est déjà, de fait, donc c'est pas notre problème, ça. E dunque, vogliamo vedere le altre domande? Allora, Francesca Carmignani. Si sente? Sì. Bene, benissimo. Buongiorno a tutti e ringrazio come al solito la dottoressa Pitavì, che è sempre precisissima e ricca di spunti di riflessione. Alors, bonjour à tous et je remercie Madame Pitavì qui, comme toujours, est extrêmement précise et nous apporte des points de réflexion très importants. Alors, je vais poser ma question, j'essaie de la poser en français. Si j'arrive. Alors, ma question voudrait pointer sur un paradoxe, c'est-à-dire le fait que je trouve... Un attimo, Francesca, scusi. Traduco. Allora, se vuole, se no si traduce lei, perché tanto...
volevo porre la mia questione, se ci riesco in francese, e ha a che fare con un paradosso. Paradosso tra i paradossi. Alors, j'étais en train de me demander si on pourrait dire che dalla femme psychotique, il y a plutôt qu'un refus classique de la féminité, un excès de oui. Allora, la mia domanda punta sul fatto di dire se possiamo sostenere che nel caso della donna psicotica, più che un rifiuto della femminilità, ci sia un eccesso di sì. Je m'explique. Je me demande s'il y a un excès de oui qui venant à la place della Beharung ratée, c'est-à-dire della affirmazione primordiale ratée. Mi chiedo se non ci sia un eccesso di sì nella donna psicotica che viene al posto della Beharung fallita all'inizio, dell'affermazione primordiale fallita. Et donc, si par exemple, on pourrait dire que dans ces cas-là, le vaginisme, c'est une façon d'arriver à pouvoir dire non. Et quindi, se in quel caso il vaginismo non è un modo di arrivare a dire no attraverso il sintomo, e même si la soumission a un homme, c'est une façon de réaliser au niveau de la, au pied de la lettre, la soumission au signifiant, c'est-à-dire de déplacer la soumission au signifiant dans une façon imaginaire, mais pas seulement, dans les rapports de soumission à un homme. Parce que c'est quelque chose qui cliniquement revient souvent, de trouver ces rapports-là. Et l'altra parte della questione è che mi chiedevo se il rapporto di sottomissione che spesso si vede clinicamente nei riguardi di un uomo, nelle donne psicotiche, non sia un modo di realizzare la sottomissione significante che non arriva a realizzarsi bene nel simbolico, in un modo un po' immaginario, ma che effettivamente è un altro modo sempre di provare a dire questo sì. Quindi, donc, au fond, je suis en train de me poser des questions à propos de la dialectique oui-no dans ces femmes psychotiques et dans leur usage de la substance. Oui, je crois qu'il y a plusieurs questions dans ta question. Je ne sais pas si j'arriverai à répondre à tout. Mais cette question du vaginisme, là, je la trouve plus chez les filles plus névrotiques, plus dans une clinique de la névrose, qui sont dans cet embarras, c'est-à-dire de ne pas pouvoir, je veux dire, jouir de leurs fantasmes, hein, parce que ça va à l'encontre, je veux dire, d'une idéologie féministe, par exemple. Hein, et que la drogue, parfois, vient s'y mettre dans cette interface-là, vient mettre en suspens ça, ce qui est de l'ordre du... Tatiana, pardon, je dois traduire. Excusez-moi. Allora, praticamente Tatiana sta dicendo che la questione del vaginismo nella sua esperienza si trova piuttosto tra ragazze nevrotiche, come un modo in qualche di mettere in sospeso questa cosa, cioè è un modo di pronunciare un no, de prononcer un non de quel type. Oui, mais un non équivoque, parce que c'est un non à ces refus de féminité. Allora, è un no molto equivoco, perché in qualche modo pervaso di femminilità, diciamo così. Oui, alors que ce qu'elle n'avait pas jouir, c'est comme une femme. C'est ça le problème, c'est qu'elle a, parce que jouir comme une femme, il y a cette confusion que c'est jouir d'une passivité. Allora, perché la questione è godere come una donna, perché c'è questa confusione secondo cui questo coinciderebbe con una passività, diciamo. Alors que la jouissance féminine, ce n'est pas une passivité. Mentre il godimento femminile non è una passività.
ça demande beaucoup d'ouverture. Hein? Et, al contrario, une grande apertura. Et ça demande beaucoup de oui. Il y a un essai de Madame André qui fait la différence entre le féminin et la jouissance d'une position féminine. Allora, c'è una differenza? Est-ce que pouvez-vous répéter? C'è una differenza scritta in un saggio della Rossella Valdré dove si gioca appunto la questione tra posizione femminile nel godimento e godimento della donna, che sono differenti. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose? Entre la jouissance féminine, la différence entre la jouissance féminine et la position féminine. Oui, c'est comme ça. La position féminine, c'est différente peut-être de la jouissance du sens autre, du sens féminin. Je ne sais pas pourquoi vous diriez ça. C'est à réfléchir s'il y a une différence. Parce que quand même, une position est organisée aussi par une jouissance. Oui, oui. Cioè, lui sta dicendo che c'è una differenza fra una posizione femminile e un godimento femminile. E insomma, è una qualcosa da approfondire, dice Tatiana, perché in fondo è anche un godimento che organizza una posizione soggettiva, no? Quindi è un punto un po' misterioso, diciamo, questo, un po' opaco. Est-ce que je pourrais faire une petite précision, juste un petit... Vorrei fare soltanto una piccola precisazione, c'est-à-dire, je ne sais pas si je l'avais dit avant, mais je crois que non. Non so se l'avevo già detto prima, ma credo di no. C'est-à-dire che, selon moi, c'est important de... souligner que dans les sujets psychotiques, il y a un bascule entre la peur d'être objet de jouissance de l'autre et la nécessité d'être objet cause, d'arriver à être objet cause de l'autre. Est-ce que vous pouvez traduire? Allora, la piccola precisazione che volevo fare è che nella donna psicotica è importante sottolineare che c'è una bascula, un'oscillazione tra la paura di essere oggetto di godimento dell'altro e la necessità di arrivare ad essere oggetto causa dell'altro, che è il posto che gli manca. E, evidentemente questo fa anche la differenza di approccio alla questione di essere oggetto, di accettare di essere oggetto del fantasma dell'uomo nell'amore. Ecco perché poi la questione dell'amore e la questione transferale fanno tanto problema. Sulla stessa linea, no? Sì. Ma il faut traduire. Alors, je crois que l'effet de la difficulté des femmes psychotiques à occuper la place d'objet cause du désir de l'autre soit une des pistes possibles pour comprendre parce que la question amoureuse et la question du transfert font problème à elle. Oui, c'est vrai que cette question se pose totalement différente dans la psychose, hein, pour la femme psychotique. Oui. Tatiana. Et Gaetano Romagnolo vorrebbe intervenire perché dopo deve andare. Sì, e après Jean-Luc Caccialli. E poi ci sono vari interventi anche che hanno già richiesto. Seguiamo l'ordine. E vedi se però Caccialì ha bisogno di andare via, Green. Sì, va bene. Adesso Gaetano Romagnolo, poi Caccialì e poi gli altri che sono in chat. Io sarò molto breve, cioè non credo che, come al solito, questi incontri rilanciano ad altri. Penso che ci ritorneremo, spero, perché è stato molto interessante l'intervento di Tatiana. Lila. Oui. Lila. Alors, Lila Kumar, vous... Sì, avevo dimenticato di attivare il microfono. Quindi Gaetano stava Gaetano disait que cette rencontre comme
toutes les autres étaient extrêmement stimulantes et exigeaient sans doute qu'on puisse reparler de ces questions-là. Il va être très bref néanmoins. Allora, per quanto mi riguarda, è un tema questo molto, per me molto interessante, perché mi sono a lungo interessato non tanto di tossicomania, piuttosto di alcolismo. Alors c'est une question qui m'intéresse particulièrement parce que plutôt que de toxicomanie à proprement parler, je me suis vraiment penchée sur la question de l'alcolisme. E io con una frase un po' ad effetto, un po' così sensazionalistica, ho sempre diviso in me la clinica dell'alcolismo maschile da quello femminile, dicendo che è come se ci fosse una differenza tra il ridicolo e la vergogna. Alors, comme ça, avec une phrase un peu à l'emporte-pièce, je me suis toujours dit que la différenciation entre l'alcoolisme féminin et l'alcoolisme masculin, c'était la même différence qu'entre la honte, la vergogna et... Sì, è ridicolo. Et le ridicule. Et le ridicule. La honte et le ridicule. Con questo voglio dire che secondo me la questione della vergogna nella tossicomania, perlomeno nell'alcolismo femminile, è una questione molto importante. Alors la question de la honte dans l'alcoolisme féminin est une question réellement très importante. E la vergogna nel senso proprio sartreano, ma anche lacaniano, di quell'affetto che si prova ad essere un corpo espropriato dallo sguardo dell'altro. Alors, la honte au sens sartrien et au sens sartrien, au sens lacanien aussi, comme ce corps exproprié de l'autre. Du regard de l'autre. Du regard de l'autre. Per questo mi sembra molto centrale le questioni che avete sollevato, soprattutto quelle riguardanti il transfert e l'amore. Alors, c'est pourquoi je pense que ce que vous avez soulevé était particulièrement important. Quelle del transfert e dell'amore. Alors, concernant le transfert et concernant l'amour. Perché io credo che, perlomeno, nell'isteria può essere questo sentimento di espropriazione nell'amore, cioè di essere un corpo, un oggetto di godimento dell'altro. Alors parce que je crois que particulièrement dans le cas de l'hystérie, le fait de cette expropriation, d'être cet objet dans le regard de l'autre, necessita appunto di una separazione che può essere ricoperta dall'oggetto sostanza. Alors, alors recouvre le fait que on puisse être que ce puisse être recouvert justement par l'objet, que la séparation puisse être du coup recouverte par l'objet substance en l'occurrence. E non solo questo, nell'alcolismo, nell'isteria è importante anche la sostanza, la specificità della sostanza. Alors, dans l'alcoolisme comme dans l'hystérie, s'avère particulièrement importante la substance. La spécificité. Comment elle est spécifiée. Molti miei pazienti, infatti, mi dicevano che riuscivano ad avere un rapporto sessuale solo se erano ubriache, quando non c'erano. Esatto. Alors, beaucoup de patients disaient qu'ils. De mes patients disaient qu'ils ne réussissaient à avoir de rapports sexuels que quand ils s'absentaient, même quand ils étaient alcoolisés et s'absentaient donc comme sujet. Questo annullamento, questa essere niente, è in un certo senso anche una
rivendicazione femminile. Alors cette annulation est aussi en quelque sorte une revendication féminine. È una rivendicazione in atto. Revendication en acte donc. Una rivendicazione che non si può dire. Qui ne peut pas se dire. Pertanto il nostro lavoro è anche, come diceva Tatiana, quello di ristabilire un transfert sui giusti binari, con la giusta distanza, perché si possa inserire, possa prendere posto un discorso. E du coup, c'est ce que disait Tatiana, il est très important de faire un travail dans lequel on puisse dans lequel on puisse porter le transfert sur les bons rails, qu'on puisse mettre le transfert sur les bons rails, disons, pour que. Un'ultima cosa sul caso della psicosi che ha portato, non ci sarebbe molte cose da dire, però per dare tempo anche agli altri di intervenire. E lì c'è una frase che per me è molto importante, che va in questa linea della vergogna, anche che io un po' mi permetto di segnalare, perché è una mia anche linea di indagine. Alors, pour ceux qui regardent le cas de psychose qui a été raconté, j'aurais envie de parler de cette question de la honte. C'è una frase che lei ha sottolineato della paziente. Vous avez souligné cette phrase de la patiente. Sono caduta sotto lo charme di Giacomo. Je suis tombée sous le charme de Giacomo. Sono caduta, cioè nel senso mi sono fatto oggetto praticamente, sotto questo sguardo, cioè è stato il mio unico modo di separarmi da questo sguardo che vuole dirmi chi sono. Alors je suis tombée je suis tombée comme objet. Je suis tombée dans cette difficulté de me séparer du regard de Giacomo. È stato l'unico modo per questa donna di potersi sottrarre da questo sguardo. Et donc c'est une question pour cette femme de pouvoir se soustraire à ce regard. Mi fermo qui perché altrimenti poi si aprono altre questioni, ma mi sembrava importante sottolineare questi aspetti. Ah, je m'arrête ici parce qu'il y a d'autres questions, mais il me semblait important de souligner ces aspects-là. Merci Gaetano de ces remarques. C'est signifiant de la honte, effectivement, me parle beaucoup aussi, je veux dire, pas seulement dans la clinique d'alcoolisme, mais je rencontre beaucoup ça aussi, par exemple, dans la clinique des toxicomanes immigrés. Hein? Oui, qui vivent ça, effectivement, je veux dire, qui sont dans un impossible, par exemple, des retours, souvent de leur lieu d'origine. Hein? Et ce sentiment honteux, très intrinsèque. Je veux dire, il y a quelque chose de très archaïque dans la honte. Dans ces mois idéal-là qui est impossible de se montrer à l'autre, je veux dire, en étant comme ça. Hein? C'est vrai que c'est quelque chose, oui, que c'est un signifiant très fort, je trouve aussi, hein, qu'on rencontre beaucoup dans cette clinique. Et je profite pour poser à Tatiana et à Gaetano une question sur la honte. Approfitto per porre ad entrambi una questione sulla vergogna, perché giusto ieri abbiamo avuto al laboratorio freudiano una piccola discussione su questo, parce que hier nous avons débattu de la honte à l'école, au laboratoire. Et la question, donc nous avons abordé la question, disons bien sûr, les sujets qui est ceci pour le regard de l'autre, mais tandis qu'il est en train de jouir. C'est-à-dire l'autre saisit les sujets tandis qu'il est en train de jouir.
Gaetano, dicevo che ieri abbiamo discusso al laboratorio della questione della vergogna e quello che usciva fuori è che è vero che il soggetto è colto, espropriato, come hai detto tu, dallo sguardo dell'altro, ma il punto è che viene colto mentre sta godendo, no? Cioè chi guarda dal buco della serratura e viene visto guardare, viene colto mentre gode, quello che scatena la vergogna. Cosa ne pensate? Non mi sembra che si giochi solo su un piano ideale la questione. Una domanda per i due, sia per Tatiana che per Sophie, parce que je pense à la honte de peut-être que c'est pas pareil une honte par exemple qui ont qui quelqu'un va être surpris par exemple, je sais pas. Un jeune garçon qui est surpris en train de se masturber, par exemple, hein, et qui a honte de la scène, qui est en train de jouir. Mais je crois qu'il a... C'est, Per esempio, un ragazzo che viene sorpreso mentre si masturba, e c'è una scena qui di vergogna. Mais je ne crois pas que c'est la même honte. Ma non credo che sia la stessa vergogna. Che j'entends par exemple dans les cas de toxicomanie, je veux dire grave, hein? Che si vede per esempio nei casi di tossicomania gravi. Même si tu as raison, ils sont en train de jouir. Anche se hai ragione, c'è una in gioco un godimento. Mais ils ne s'y montrent pas, comment dire, ils peuvent s'y montrer, je veux dire, dans la scène sociale, je veux dire, dans une institution. Ma non si mostra, si può mostrare nella scena sociale. Ils vont pas s'y montrer sous les regards qui comptent. Je veux dire, à un regard qui. Ma non si mostra. Un regard parental. Je veux dire, c'est-à-dire que la honte, elle reste liée là où il y a l'autorité. Je sais pas comment dire. Et que... La vergogna resta legata lì dove c'è l'autorità. Oui. Et que dans ces cas de toxicomanie, oui, après, quand la famille elle est dans la partie, là on voit cette dimension-là aussi. Et nei casi in cui la famiglia, non ho capito? On voit que la honte elle circule aussi, c'est-à-dire que quand l'enfant, quand les sujets, les toxicomanes viennent avec la famille, il y a cette dimension de la honte et de la jouissance, comme tu disais. Ah, quando circola nella famiglia c'è questa dimensione della vergogna. Ma je pensais plus à ces cas d'immigrés où il n'y a pas la famille justement, où ils sont coupés de ça. Ecco, però penso soprattutto ai casi di immigrati dove non c'è la famiglia e dove quindi sono tagliati fuori da questo. Sono soli e poi è un impossibile all'idée même d'aller s'y montrer comme ça. E quindi c'è un impossibile all'idea stessa di mostrarsi così. C'est-à-dire qu'il peut plus rentrer, quoi, je veux dire, dans leur pays. Che non possono più rientrare nel loro paese. Parce qu'ils ont pas réussi, parce qu'ils sont drogués, parce que je parle des immigrés, hein, ça je vois beaucoup plus cette dimension-là. Perché sono drogati, perché sono fuoriusciti. Ma peut-être qu'il y a des degrés différents et des situations différentes. Je ne sais pas, Gaetano, qu'est-ce que tu en penses, mais... Forse ci sono gradi differenti, livelli differenti. Non so, Gaetano, tu che pensi? Gaetano, devi mettere l'audio. Allora, io mi riferivo in questo caso soprattutto a delle questioni specifiche, cioè all'incontro tra uomo e donna nell'alcolismo femminile. Je me référais particulièrement ici à la rencontre entre hommes et femmes dans l'alcolisme. Et soprattutto in quei casi in cui c'è un rapporto particolarmente geloso da parte dell'uomo. Et particulièrement aux situations où il y a une attitude, un rapport jaloux de la part de l'homme. Et colgo l'occasione, diciamo, per riallacciarmi anche a un discorso che tu facevi, Tatiana, rispetto a una certa passività del rapporto sessuale per la donna. E par rapport en particulier à ce que tu disais, Tatiana, che était un rapport passif della sexualité de la part de la femme. E cosa voglio dire? Che qui la vergogna c'entra nel momento in cui questo corpo della donna viene rubato dallo sguardo dell'uomo, del maschio.
Alors, ce que j'essayais de dire, c'est que la honte rentrait en jeu à partir du moment où le corps était dérobé par le regard de l'homme. Oui. Questo corpo svalorizzato dallo sguardo dell'uomo. Questa donna che viene svalorizzata da questo sguardo gaudente dell'uomo, che la prende come corpo, diciamo. Corpo che è devalorizzato ici par le regard de l'homme. Donc femme en tant que ce corps dévalorisé par le regard de l'homme. E mi ricordo di molti miei pazienti che avevano bisogno di bere per fare l'amore con l'uomo, perché col loro uomo, perché sentivano questo rapporto come una violenza. Costantemente. Et donc je me souvenais des cas de ces femmes patientes qui avaient besoin de boire pour pouvoir entrer dans le rapport sexuel avec leur justement pour parer à cela. Era una violenza per loro, una violenza sessuale. Parce que dans ce cas, elles le prennent comme une réelle violence sexuelle qui leur est faite. E allora questa era una ribellione, una sottrazione, ma anche una ribellione come sottrazione, ma una sottrazione anche come rivendicazione. Allora, ribellione come sottrazione e ribellione come rivendicazione aussi. No, sottrazione come rivendicazione. Allora, sottrazione donc du regard de l'homme come rivendicazione pour le coup. Una sottrazione anche come annullamento, no? Come essere la donna nel senso di non essere normalizzata dallo sguardo dell'uomo. Alors, annulation donc de la femme pour ne pas être No, rivendicazione femminile, nel senso di non essere più normalizzata dallo sguardo dell'uomo. Ne pas se retrouver, donc, la revendication tient à ne pas être normalisée par ce regard de l'homme. C'est échapper à cette normalisation, dans ce cas. Per questo dicevo ribellione in atto, cioè di farsi niente rispetto a questo sguardo che la vuole inquadrare, la vuole... Donc rébellion en acte au sens où c'est une réduction dans le regard dans le cadre du regard de l'autre, dans ce cadre qui est fixé. Oui, c'est déjà une autre situation d'ailleurs, ouais. Ci sono tre altri interventi. Jean-Luc, però un attimo, io penso che Gaetano ha detto qualcosa che forse dobbiamo anche un attimo discutere, no? Alors, je crois que Gaetano a dit quelque chose que nous devons sans doute discuter ici. Ma forse anche un'altra volta, possiamo riprenderlo. Io ho un caso di psicosi che ricorda quello che tu dici, per cui mi chiedevo quanto ci potesse entrare anche appunto la struttura. È un caso molto curioso di una ragazza... Aspetta, prima... devi essere tradotta. Voilà, j'ai un cas de psychose qui recoupe ce que tu disais. Alors, il s'agit d'une fille qui aveva des rapports molto promiscui bevendo. Il y avait des rapports de promiscuité lorsqu'elle buvait, en buvant. Puis, ha avuto una pancreatite acuta, non ha potuto, ha avuto una grande paura, non ha più bevuto. Alors, elle a eu une pancréatite aiguë et de ce fait, elle n'a plus bu. Et a smesso di avere rapporti promiscui e ha cominciato però ad avere, oltre a essere diventata molto precisa, ossessiva, ritualizzata, ha cominciato ad avere una sorta di fobia, di ossessione che è stata vista con una e ripresa con una telecamera quando aveva questi rapporti promiscui. Allora, e questa immagine si è mandata sul web. Dottoressa, devo tradurre, quindi lei diceva donc elle a cessé
du fait de sa pancréatite d'avoir des rapports de promiscuité comme ça, mais elle est devenue extrêmement précise, obsessionnelle sur certains aspects. Et ensuite, elle a été donc filmée. Non, elle avait l'obsession d'être filmée. Elle n'a pas l'idée. Elle avait la peur, presque la sûreté d'être reprise avec une machine et que son image en promiscuité pouvait être sur le web. Mm. Et mise sur le web. Était mise sur tout le monde. C'est terrible, hein, ces expériences. Ouais. Non, ce n'est pas une expérience, c'est seulement une... Un fantasme. Oui, un fantasme. Allora, Elisabetta Spinelli sta dicendo, facciamo partecipare tutti, sta dicendo che questa però non era una cosa reale, era un fantasma, era una paura di questa donna di essere ripresa nella promiscuità e che le sue immagini finissero sul web. Lei prima era promiscua e beveva. Poi ha smesso di bere. Lei prima era promiscua e beveva. Poi ha smesso di bere e ha cominciato ad avere questa paranoia di essere stata filmata quando era promiscua e di andare... Però scusate, così non si traduce. Cioè, in effetti c'ero io prima di Spinelli. Si dia il tempo della traduzione... Sì, ma allora, poi non si rispetta l'ordine. Veramente si era Jean-Luc Cacciali aveva chiesto di intervenire. Adesso la Spinelli diciamo, è intervenuta. La facciamo un attimo concludere, diamo la parola a Cacciali e poi riprendiamo l'ordine della chat. Vabbè. Allora, Elisabetta Spinelli va a concludere son intervention. Après nous donnons la parole a Jean-Luc Cacciali e après on va reprendre l'ordre della chat. Donc, je retraduis rapidement ce que Madame Spinelli nous disait, c'est que elle buvait, elle était dans la promiscuité, elle a cessé de boire avec sa pancréatite, et à partir du moment où elle a cessé de boire, elle a eu vision, cette idée paranoïde qu'elle avait sans doute été filmée dans la promiscuité sexuelle du temps où elle buvait et que ces films étaient diffusés sur le web. Voilà. Oui, pour illustrer cette question de la honte, hein, vous disiez, ouais. Mm. C'était seulement une association. Lorsque nous... Oui. Et peut-être aussi il faut distinguer entre la honte et un sentiment d'humiliation. Dico, può darsi, bisogna anche distinguere tra la vergogna e un'esperienza di umiliazione, perché il faut, comme dire, à mon sens, distinguer dans la clinique une expérience de l'autre. Dunque, direi di dare la parola adesso a Jean-Luc Cacciali. Allora, la parola a Jean-Luc Cacciali maintenant. Oui. Merci Tatiana. À propos de Lucia et donc de la toxicomanie qui peut fonctionner comme protection vis-à-vis du déclenchement de la psychose. Je me demandais... Enfin... Traduce, hein? Allez-y. Io. Allora, a proposito di Lucia e dello scatenamento della psicosi. Est-ce que chez un homme, c'est pas davantage... Alors, ce serait une spécificité peut-être féminine dans la sarebbe una specificità femminile dans la mesure où chez un homme, ce qui est davantage peut-être sollicité, qui pourrait davantage être sollicité comme protection vis-à-vis de la psychose. Allora, perché in un uomo quello che invece potrebbe essere sollecitato come protezione al cospetto della psicosi è davantage la perversione che la toxicomanie. Du fait allora, sarebbe piuttosto, diciamo, la perversione piuttosto che la tossicomania. Fait du rapport au phallus. Non ho capito. Je ne pas entendu. Du fait du rapport au phallus. Ah, per via del rapporto al fallo. Mm-hmm.
Alors, j'ai les mêmes expériences de déclenchement du côté des garçons aussi, des jeunes. Ouais. Ha detto, io ho lo stesso tipo di esperienza anche nello scatenamento, diciamo, dei ragazzi, non solo delle donne. La question, effectivement, chez elle, Lucia, la question qui a commencé à flamber chez elle, c'est la question de l'amour, de la jouissance féminine, quel objet elle était pour l'autre. Allora, però è vero che Lucia si è messo subito in moto una, diciamo, un'interrogazione sul godimento femminile, sull'amore dell'altro, che oggetto è lei per l'altro. Et les garçons à qui je pense, parce que ça date un peu, mais c'était un jeune aussi qui a flambé sous transfert. E questo giovane è un giovane che ha flambé, cosa vuol dire? Flambé, fiammeggiato, diciamo. Fiammato nel transfer? No, verso la psicologia. Et je pense que tu as raison, c'était plutôt autour des questions phalliques. Des deals, il y avait aussi une question de rivalité entre garçons, je veux dire, c'était plus à... Mais sous transfert, un et l'autre, je veux dire, ça provoquait la même chose, j'ai envie de dire. D'accord. Allora, dice che effettivamente nei ragazzi ci può essere una questione più centrata sulla rivalità fallica. Ma che comunque... Alors, ça m'y vient là, ce jeune homme, parce que ça date, en fait, et ça m'y vient. Et lui, il y avait quelque chose de très étonnant, c'est qu'il est son nom propre. E questo giovane ragazzo, c'è un aspetto molto, insomma, che colpisce, che il suo nome proprio... C'était le nom d'une drogue, une des drogues qu'il utilisait. Era il nome di una delle droghe che lui utilizzava. Oui. C'est très intéressant. Oui. Dans l'argot, ça faisait le même nom. Oui. Donc peut-être plus la question là du nom qui est de la jouissance, du signifiant qui est de la jouissance, je ne sais pas. Et può darsi che allora ci fosse più la questione del la nome. Quand même. Oui. Allora, adesso può intervenire Carmen Gurnari? Sì, ok. Va bene, a parte che varie questioni sono già state discusse, però ecco, direi questo. Se quindi dietro la tossicomania ci può essere un po' di tutto? Sì, allora, il faut traduire. Allora... oui, beaucoup de questions donc, ont déjà été abordées, mais si derrière la toxicomanie... Ci può essere, diciamo, si va dalla nevrosi alla psicosi. On peut mettre beaucoup de choses depuis la névrose jusqu'à la psicose. Quella domanda iniziale, se c'è una specificità della tossicomania, se c'è una specificità al femminile. Alors, cette demande initiale qui est de savoir s'il y a une spécificité de la toxicomanie féminine. Mi sembra che si dissolva un po'. Il me semble qu'elle se dissolve un peu. Un po', a meno che, a parte il fatto di considerare quell'aspetto che è stato detto legato alla posizione femminile, insomma, alla particolarità, e quindi la questione della passività, quella linea lì. À moins que l'on observe cette question de la passivité du côté du féminin. Mi chiedevo però, perché è stata nominata la soggettivazione. Alors je me demandais, puisque on a désigné la question de la subjectivisation. In questo uso della sostanza, quindi possiamo considerarla un sintomo, nel senso del sintomo TH. Quindi come supplenza. Est-ce que cet usage de la substance peut intervenir comme symptôme, comme symptôme, justement, symptôme avec le H? E quindi nella differenza tra nevrosi e psicosi, e volevo chiedere qualcosa sulla direzione della cura, sebbene abbiamo tutto l'ampio spettro, ma insomma, se poteva dirci qualcosa di più su questo.
Voilà, et donc la différence entre névrose et psychose, et je voulais demander quelque chose de plus particulièrement lié à la direction de la cure. Oui, oui, on peut dire que ça peut faire symptôme, dans ce sens de... Ça peut faire effectivement... comme on dit, Lacan il parle des rustines, je crois que c'est ça les mots qu'il utilise, hein, pour dire, je ne dirais pas que ça vient au nom du, je veux dire à la place du, on va dire du nom du père, hein, mais ça vient comme une forme mi traduce perché io non capisco. Allora, sta dicendo che effettivamente c'è qualcosa che può venire al posto del nome del padre. Mais plutôt d'une nomination, on va dire, imaginaire, qui est symbolique déjà. Ma piuttosto di una nominazione immaginaria che è simbolica. Et ou bien, sous cette forme de rustine, devenir serré certains endroits de la structure. E poi in quest'altra forma, cioè di venire a, in qualche modo, afferrare, circoscrivere certi punti della struttura. Oui, il y aura une tendance trop à que ça soit trop labile, trop... Che potrebbero essere un po' troppo labili, oui. Diciamo così, no? Sì, dans les psychoses, on voit ça, oui. Mm-hmm. D'où la précaution, d'ailleurs, parce que si on dit que les symptômes viennent comme une invention... Da cui, evidentemente, allora, questo che sta dicendo Tatiana riguarda la psicosi. Allora, dice, se... diciamo che queste droghe possono funzionare come un symptom, cioè come delle forme di supplenza nella psicosi, allora fanno parte di un'invenzione. Donc on peut pas trop aller toucher là comme on veut. E allora non è che possiamo andare a toccare lì come vogliamo, perché c'est-à-dire qu'il faut laisser l'autre opérer ça. Il faut laisser le sujet s'opérer lui-même, on va dire. Bisogna lasciare, quindi sta parlando di un soggetto psicotico, di un'invenzione psicotica, bisogna lasciare che il soggetto si operi da solo, cioè che possa costruire questa sua invenzione, no? Senza, come dire... Parce qu'il y a des moments qu'il arrive à la limite aussi d'une psychose, hein, qu'il a d'une toxicomanie, que la psychose, elle la voit la limite aussi d'une psychose. Et succede infatti spesso che, come dire, la tossicomania sia sul limite di una psicosi, no? Cioè arriva proprio. Beh, les sujets, ils se rendent compte que ça peut être aussi une limite. E il soggetto si rende conto che per lui funziona come un limite. Oui. No, e parfois ça ne fonctionne plus. E poi in altri casi non funziona più. Oui, e c'est là où il faut laisser faire dans son temps à lui. E Tatiana è beaucoup, débattu cette fonction de la drogue dans les cas des psychoses en tant que barrière, traduco poi, en tant que barrière et séparation de l'autre, l'autre. Oui. C'est-à-dire que quand, c'est comme une façon de se séparer de l'autre, et si la drogue, il n'y a plus de drogue, alors il y a la bouche grande ouverte de l'autre. Allora, sto dicendo che è un punto che si dibatte molto nella clinica, appunto, delle tossicomanie, se soprattutto, ma non solo, nei quadri e nelle strutture psicotiche, la droga può funzionare come un oggetto che separa dall'altro. Ed è questo spiega il perché quando noi togliamo di mezzo questo oggetto, ecco che il soggetto si trova confrontato alla grande bocca aperta dell'altro su di lui. E quindi si hanno degli scatenamenti psicotici. Tu es d'accord avec ça? Tout à fait, ça met la distance, ça vient filtrer, je veux dire, les rapports à l'autre, la drogue. E lei dice che è assolutamente d'accordo perché la droga può filtrare il rapporto con l'altro. Ça éponge cet appello dell'altro. Hein? Perché mitiga questo appello dell'altro, questa domanda dell'altro. Posso aggiungere qualcosa dal momento che toccava a me?
No. Sì. Alors, Elisabetta Spinelli, elle veut ajouter quelque chose. No, perché innanzitutto lei aveva citato i disturbi alimentari e effettivamente... Lila. Parce que Tatiana avait évoqué les troubles alimentaires. E credo che sia nella stessa direzione, cioè sono anch'esse delle forme di dipendenza dall'oggetto orale o dall'oggetto niente. Je crois qu'on est un petit peu dans le même cadre, c'est-à-dire de dépendance à un objet oral ou à l'objet rien. Et que sono dei modi di fare a meno dell'altro con la grande. Et ce sont des façons de faire sans l'autre, le grand autre. Allora, nel caso della psicosi. Alors, dans le cas de la psychose, si può dire che l'analista cerca di essere svuotato di godimento e di sapere. Alors on peut dire que l'analyste cherche à être défait de savoir et de jouissance. Per farsi partner del soggetto. Pour devenir partenaire du sujet. Per trovare delle supplenze che tengano meglio nel simbolico al posto della droga. Pour trouver des suppléances qui tiennent, enfin des suppléances symboliques qui tiennent mieux que celles de la drogue. Ma appunto mi chiedevo. E lei parlava di questo resto nella nevrosi di. Vous parliez d'un reste dans la névrose. Se appunto l'isteria contemporanea, l'isteria contemporaine, si confronta comunque a una debolezza dell'altro grande. Ne se confronte pas à une faiblesse du grand autre. A un'inaffidabilità del padre, del nome del padre. Alors, une impossibilité à se fier au nom du père. Et il sintomo, come lo descrive Lacan alla fine. Et le symptôme, comme le décrit Lacan à la fin. È simbolico più reale. C'est le symbolique plus le réel. Le symbolique, c'est le parti qui est travaillé dans la cure, le travail du transfert. Mais il y a toujours ce reste de jouissance réelle, aussi dans la névrose, qui est très compliqué de se disfaire. Che dans la psicose dans certains cas e che par exemple dans le cas della toxicomanie peut-être se rapporta avec sono le ore 14 petit reste de toxicomanie par exemple. Allora facciamo rispondere Tatiana. Oui, je Tatiana? Oui c'est son. Oui, comme un reste, comment travailler ces restes-là réels, c'est ça que vous dites. Hein? Comment mettre. Parfois, c'est possible. Hein? Je veux dire, parfois, c'est possible et d'autres, non. C'est pas une clinique avec beaucoup de réussite. Hein? Je veux dire qu'on est confronté aussi avec beaucoup de ratages aussi, ou beaucoup de cures qui. Allora, Tatiana sta dicendo che non è così semplice lavorare questo resto, che è una clinica in cui le possibilità di riuscita non sono così tante, anzi c'è proprio un fallimento che incombe. E ce ratage, c'est pour la fixité de la jouissance. Oui, mais un ratage aussi au sens où ça participe à une amélioration. Oui, exactement.
Oui. Allora, perché sta dicendo che è un ratage, nel senso che le cose non migliorano. Okay. J'ai actuellement une fille qui est ici, che ça fait 10 ans qu'elle en analyse. C'è una ragazza che è in analisi da 10 anni. E che la question du sevrage réelle si pose. Per cui la questione proprio dello svezzamento reale si pone. Avec la drogue, hein, je veux dire, et avec une amoureuse, l'homosexuelle. Dunque, questa questione si pone sia nei riguardi della droga, sia nei riguardi della sua ragazza, perché è un omosessuale. Et elle m'a dit cette semaine, elle m'a dit je crois que j'ai besoin d'y aller faire trouver quelqu'un d'autre pour parler. E allora mi ha detto beh, io credo di aver bisogno di trovare qualcun altro per parlare. Mais je ne veux pas arrêter avec vous, mais je veux dire mais comme s'il y a quelque chose qui va chercher un peu ailleurs aussi. Hein? Peut-être c'est plus facile parce que ce problème il y a aussi au commencement de la cure. Mm. Parce que cette côté réel. Questo problema si ha anche all'inizio della cura, perché questo versante reale. Anche olofrastico, je suis toxicomane, je suis anorexique. Questo versante. Cette versant holophrastique d'identification à l'objet drogue, à l'objet oral. Questo versante holophrastico dell'oggetto droga, dell'oggetto. No, diciamo che Elisabetta sta dicendo che queste nominazioni, queste identificazioni sono drogato, funzionano come delle olofrasi, cioè dei significanti. Come dire, impalati su se stessi. Sa se questo lato, questo lato. Puoi parlare in francese? Cet côté peut-être c'est lié à la fragilité de l'autre, du nom du père, etc. Ma c'est un côté più dialettizzabile. La fragilità dell'altro, del grande altro, del nome del padre. Ma è un lato che si può lavorare e si può dialettizzare di più. E però lei suppone che sia un lato che può essere lavorato e dialettizzato di più. Mentre quello che resta alla fine è più difficile. Mentre il resto, diciamo, pulsionale, lo possiamo chiamare così? Tandis que le reste pulsionnel, c'est plus difficile à travailler. On peut travailler. Même, probablement. Au commencement et à la fin, mais au commencement, c'est possible de dialettiser et à la fin, c'est très compliqué. Allora, lei sostiene che lavorare questo resto è più facile all'inizio che alla fine. Cioè che all'inizio... Mais là, on est dans l'os de la chose. Quando on arrive à l'os, ça lâche pas. Quando si arriva all'osso della cosa, non si lascia. No, diciamo che ti molla. Che alla fine la cosa è più complicata perché non la si lascia. Voilà. Allora, noi non vorremmo mai lasciare Tatiana. Laissez Tatiana, je crois que Tatiana elle veut qu'on dire partir parce qu'elle nous a donné beaucoup de temps, beaucoup de son expérience. Vous me donnez aussi, hein? Je reçois plein aussi. Allora, sto dicendo che probabilmente nemmeno noi vogliamo lasciare andare via Tatiana, ma insomma sono le due e credo che Tatiana sia stanca, ci ha dato molto, ci ha dato insomma la sua esperienza, il suo tempo. Naturalmente ci sarebbero ancora tante domande, Lila. Alors, Tatiana nous a donné beaucoup de son temps, de son expérience, et bien sûr, il y aurait beaucoup de choses encore à dire et beaucoup de demandes à lui faire. Par exemple, sul godimento altro, diciamo, ma questo lo teniamo per una prossima volta. La prossima, Lila. Alors, par exemple, sur la jouissance autre, oui. Mais il faut le tenir pour une prochaine rencontre.
Gaetano Romagnolo m'a demandé de organiser une deuxième tour. Gaetano Romagnolo appunto chiedeva di organizzare un ritorno su queste tematiche, di continuare a dibatterne. Allora, noi prima di salutare Tatiana, un piccolo avviso. Alors, avant de saluer Tatiana, un petit mot, une petite information. L'incontro previsto con Claude Landman per metà del mese è stato spostato al 28 maggio. Alors, la rencontre avec Claude Landman qui était prévue à la mi-novembre est déplacée au mois de mai, le 28 mai. Et, è stato spostato al 28 maggio, ci sarà una giornata sull'angoscia che avrà come protagonisti quindi Stéphane Thibierge e Claude Landman. Il y aura le 28 mai una giornata sur l'angoisse avec Stéphane Thibierge e Claude Landman. Le 28. E dunque il prossimo incontro sarà il 27 novembre, un ritorno su Lucia Joyce, quindi ci vedremo le 27 novembre pour à nouveau parler de Lucia Joyce, un retour avec sur... Marc Darmon, Pierre-Christophe Catlino, Jance Jerkov et Amalia Melle. Alors, ringraziamo tantissimo Tatiana Pitavi. Nous remercions tellement Tatiana Pitavi. E speriamo appunto che voglia con noi fare un secondo giro attorno a queste questioni. Reviendra avec nous pour parler une nouvelle fois de ces questions-là. Oui, on va organiser ça. Grazie Tatiana. Grazie a tutti. Grazie Tatiana. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Grazie.